Venerdì 19 aprile, nella sala Giulio Cesare del Campidoglio, si è tenuta la presentazione della 19ª edizione delle Aure Iliadi, un evento dedicato alla formazione, all'educazione e alla cultura sportiva giovanile. Il presidente Sandro Tomassetti ha guidato la serata con il supporto di ANAS e Regione Lazio. Numerose associazioni sportive e personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura hanno partecipato all'evento. La serata è iniziata con un'esibizione dell'orchestra dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Gianicolo, seguita dai saluti del presidente Tomassetti e di Lisa Di Giovanni, presentatrice dell'evento. Gli interventi dell'onorevole Valentina Grippo, del consigliere capitolino Francesco Carpano e della pentatleta Alessia Pieretti, nonché del presidente LND Giancarlo Abete, hanno arricchito la serata. Le premiazioni hanno visto la consegna della targa dedicata da Alessandro Cordelli, il cui memorial siederà all'interno della kermesse, alla sorella Nadia, del premio Giacomo Losi all'allenatore della Roma Daniele De Rossi, ritirato dal capitano dell'Italiana Attori Daniele Pecci, e del premio Il Sorriso di Paola ai giovani atleti che si sono distinti nella stagione sportiva. La Aure Iliadi è un grande contenitore. L'Istituto Comprensivo Giannicolo ha voluto essere presente. Ritengo che in un luogo così noi facciamo la bellezza sono i bambini, la bellezza è lo sport, la bellezza sono le discipline e sono le arti. La musica certamente rientra in questo, quindi loro sono stati presenti qui. Quest'anno oltre al calcio facciamo il rugby, facciamo il tiro con l'arco, ci sarà il pentathlon, ci sarà il basket e quindi continuiamo, ogni anno noi promuoviamo sempre nuovi sport e aggreghiamo nuovi sport. Una festa di sport, di ragazze e di ragazzi, una festa di cultura, di ricordo di persone che hanno lasciato una traccia importante nel mondo dello sport e nel mondo del calcio. Quest'anno con il premio in ricordo di Giacomo Losi, e quindi è una bella iniziativa che continua e che ormai è diventata una realtà consolidata alla 19ª edizione. Questo è il secondo anno che Città Metropolitana ha voluto fortemente le Aure Iliadi, fino alla 17ª edizione si svolgeranno solo nel perimetro della capitale, e invece abbiamo coinvolto tanti comuni, tante associazioni sportive della provincia di Roma, ne siamo orgogliosi. Soprattutto perché veicolano dei valori straordinari. Già il fatto che cominciamo una manifestazione sportiva con le premiazioni è una cosa straordinaria, quindi questo dimostra lo spirito inclusivo ed educativo delle Aure Iliadi. Le Aure Iliadi sono state in questi 19 anni una testimonianza di quanto è importante lo sport di base, sicuramente per creare dei piccoli atleti, sicuramente per far entrare la passione per lo sport fin da piccolissimi, ma anche per tante altre cose. Aure Iliadi ha significato superamento del disagio sociale nelle periferie, perché va in tantissimi quartieri anche difficili, significa valorizzare non sempre il campione, ma quello che supera le maggiori difficoltà nel confrontarsi con lo sport, significa lotta al bullismo. Quindi io sono qui sicuramente come vicepresidente della Commissione Sport della Camera, ma sono soprattutto qui come amica degli organizzatori e di coloro che spendono tanto tempo. Voglio ricordare che si tratta spessissimo di persone che lo fanno volontariamente, togliendo del tempo al proprio lavoro per allenare dei giovani atleti e per far crescere la cultura dello sport. Una serata emozionante e ricca di riconoscimenti per i talenti emergenti dello sport giovanile. Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati per una nuova puntata di Sport in Oro, la domenica sportiva del dilettante, 27ª puntata stagionale. Abbiamo aperto con questa importante manifestazione la presentazione delle 19ª edizione delle Aure Iliadi, quindi sport, formazione, cultura, tanto altro. Quindi complimenti agli organizzatori, in primis il presidente Sandro Tomassetti, a tutto il suo staff, tante le personalità. Ovviamente domenica prossima presente qui nei nostri studi proprio Sandro Tomassetti per spiegarci meglio tutto questo, che questo grande questa grande manifestazione abbinata ovviamente all'interno di queste Aure Iliadi anche il secondo memorial Sandro Cordelli, quindi il grande bomber, quindi ne parleremo domenica prossima. Oggi puntata ricchissima, quindi spazieremo ovviamente tanti verdetti, sono conclusi i campionati, almeno la regular season per quanto riguarda il settore giovanile dall'under 14 all'under 17. Per l'under 19 invece quarti di finale mercoledì, ieri semifinali,
belle partite, qualche polemica, ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti, i nostri redattori e poi anche impiantistica sportiva, perché sta avvenendo qualcosa e avremo anche un collegamento e capiremo cosa sta avvenendo, purtroppo. Quindi buonasera, bentornato ovviamente al presidente dell'Atletico Torrenova, Alessio De Santis. Buonasera presidente, buonasera. Quindi un ritorno per te, Atletico Torrenova, sappiamo che oltre al settore giovanile, prima squadra, promozione, ma anche là comunque è un centro sportivo rinnovato, quindi complimenti. Grazie. Bilancio della stagione ad oggi? Ma positivo, dai, positivo, non potevamo chiedere, abbiamo investito tanto sulla struttura, quindi non potevamo chiedere tantissimo così ai risultati, però ci stiamo difendendo bene, ecco. Stiamo prendendo una categoria con l'Under 17, siamo primi in classifica con l'Under 17 regionale, che è l'unica categoria che manca a Torrenova, e ci dobbiamo difendere dalla promozione per cercare di non retrocedere. E poi fervono i preparativi per la terza edizione proprio del Memorial Ghigiarelli, no? Sì. Giusto? Quindi categoria Under 17, Under 16 squadre dal 20 maggio, illustraci sì. Un attimino in breve tempo. Guarda, sì, in brevissimo tempo, è un ragazzo come tanti forse non ricordano, perché è una situazione con, abbiamo fatto la presentazione con il responsabile dell'impiantistica stradale, dove è successo un dramma fuori a una scuola. Noi abbiamo ricordato sempre con dei memorial importanti, poi purtroppo per il Covid ci siamo fermati. E quest'anno lo vogliamo ricordare. E noi saremo ovviamente al vostro fianco, quindi complimenti per ricordare. Grazie. Ovviamente questo giovane sfortunato. Torna ai nostri studi il presidente della Gesis Italia, nonché organizzatore di un grandissimo evento che si svolgerà dal 19 al 20 giugno. Parliamo del Roma Caput Sport e Impiantistica, quindi il presidente Daniele Laureti. Buonasera a tutti. Buonasera Daniele. Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere essere qui. È sempre un piacere invece ritrovarti, perché tu ovviamente qua sei venuto da allenatore, da presidente della Gesis, ora dall'anno scorso hai ideato questo grandissimo avvenimento sportivo, non solo, sociale, tante anche fondazioni, enti al tuo fianco, si è svolta già in settimana la seconda riunione, poi ne parleremo, abbiamo le immagini, quindi insomma Gesis va avanti, ma va avanti soprattutto per la seconda edizione, questo avvenimento importante. Sì, Gesis va avanti grazie alle sinergie che ha saputo creare nel tempo, e soprattutto alla coerenza e trasparenza delle proprie azioni, che è fondamentale oggigiorno per dare credibilità e comunque sia supporto, avere supporto da enti importanti quali abbiamo anche qui stasera e che avremo poi al nostro fianco. Quindi seguire comunque un progetto mantenendo quello che è la mission nel pieno rispetto dei ruoli e soprattutto degli obiettivi penso sia stato determinante. Tra chi sostiene tutte le attività veramente di Daniele Laureti, ma non perché è Daniele Laureti, perché quello che fa è veramente sociale, aggregazione, sport, quindi complimenti. Proprio qui in rappresentanza della Fondazione Bambino Gesù, il segretario generale Niccolò Contucci. Buonasera. Buonasera. Beh, noi siamo orgogliosi di essere partner di Gesis ormai da qualche anno, perché noi ci occupiamo della salute delle bambine e dei bambini nei nostri ospedali del Gianicolo, di Palidoro, i romani li conoscono bene, però Gesis ci dà l'occasione di raccogliere fondi dalle società che partecipano al torneo Under 14, ma anche all'appuntamento del 19 e del 20 giugno allo Stadio dei Marmi. Sarà un bellissimo appuntamento con 30 discipline sportive diverse. Ci saranno i nostri medici, i nostri infermieri a disposizione delle famiglie per dei consulti gratuiti, e quindi noi viviamo della solidarietà delle famiglie che restituiscono delle donazioni al Bambin Gesù anche per gratitudine rispetto all'ottima assistenza che i nostri ospedali garantiscono ai loro figli. Complimenti veramente. Invece per quanto riguarda il calcio giocato, chi racconterà quello che è successo nel weekend? I nostri redattori, quindi buonasera Edoardo D'Angelo. Buonasera Filippo. Under 14, Under 16, Under 19, ieri questa grandissima semifinale alla quale ho assistito, proprio ad Aranova, Tor di Quinto Vista Aurelia, quindi come è andato il weekend?
Beh, il weekend è stato movimentato, 26esima e ultima giornata che si è disputata, c'erano qualche verdetto ancora che stavamo aspettando ed è arrivato perché nell'Under 14 l'Accademia Frosinone nel girone C batte l'Atletico Reggiani e vola ai playoff. Per quanto riguarda l'Under 16 abbiamo parlato spesso di questo dualismo che si era creato tra Villalba, San Paolo Ostiense e Città di Ciampino. Il San Paolo Ostiense perde contro il Grifone, quindi il Villalba, grazie alla vittoria 1-0 contro il G Castello, vola anche se ai playoff. Per quanto riguarda l'Under 19 non è più notizia, è finale tra Nuova Tor Tre Teste e Tor di Quinto, perché la Nuova Tor Tre Teste vince ai calci di rigore contro la Vigor Perconti e stessa cosa lo fa il Tor di Quinto contro la Vista Bene. Finale proprio il 25 aprile al Galli di Cerveteri, quindi appuntamento da non perdere. Invece per l'Under 15 e l'Under 17, buonasera a Ruggero Gaetani. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, complimenti per il servizio delle Aureliadi, quindi eri presente, anch'io ero presente, quindi grandissima manifestazione. Invece oggi Vigor Perconti Ostiamare, sì. E che ha detto Vigor Perconti ai playoff? Per conto, ha detto squadra di mister Ruperto ai playoff era quasi uno spareggio, poi vedremo anche il servizio, insomma, però in questi due campionati già da qualche settimana era quasi tutto deciso, l'ultimo posto disponibile dei playoff se l'è preso l'Ostiamare di mister Castelletti nell'Under 17 e quindi può festeggiare il meritato accesso dopo una stagione comunque positiva. Quindi questo e tanto altro ne parleremo dopo la pubblicità e poi questo collegamento importante per capire quello che sta succedendo al campo Alberini del Tor Sapienza. Quindi breve spazio pubblicitario e poi di nuovo in studio. Per Conti Auto, l'autosalone con vendita plurimarca, con finanziamenti a tasso agevolato, valutazione permute e noleggio a breve lungo termine. Siamo in via Casilina 1090, ci puoi contattare a 339-78-76-868 o tramite mail info@perContiAuto.it. Lo sport è salute, divertimento, passione. Vieni al Certosa, scuola calcio affiliata Empoli per i ragazzi dai 5 ai 13 anni con istruttori qualificati. A Certosa trovi campi di calcio a 5, 7, 8, 9, con promozione ogni 10 partite una è gratis. E poi campi da padel e beach volley. Per finire, il The White, pizzeria-ristorante per cene e aperitivi raffinati. Campi del Certosa, via di Centocelle 246, per info 351-6464-655. Vieni a trovarci. Abete dal 1958 a Roma è il regno del legno. Vendita di porte per interni e blindate, finestre in legno, PVC e legno alluminio, parquet in essenza e in laminato. Servizio di trasporto e posa con installatori specializzati. Abete è anche arredamento e strutture per esterno. Vieni a trovarci per un preventivo gratuito presso il nostro showroom di via Casal del Marmo 706 o visita il nostro sito www.abetesrl.it. Red Tigers 1957, la società dove l'atleta è al centro del progetto. Da 65 anni per crescere insieme i campioni del domani, imparando e divertendosi con i nostri istruttori qualificati. Diventa anche tu un Red Tiger. Vieni a trovarci ed entra a far parte della famiglia biancorossa. Nel cuore di Roma Giardinetti trovi campi da calcetto, calciotto, calcio a 11 e non solo. Anche campi da padel, area ristoro e sala Champions disponibile per le tue feste ed eventi privati. E un ufficio segreteria sempre a tua disposizione. Siamo in via dei Ruderi di Torre Nova 2. Telefono 06 20 10 370. Poi ne parleremo ovviamente, quindi si avvicina la data dell'inizio della Champions League del calcio giovanile. Dovremmo avere in collegamento proprio per parlarci, Daniele, ovviamente grazie a te questo, hai sollevato questa problematica da presidente della Genesis. Eccolo qua, abbiamo in collegamento proprio l'avvocato Gino Giuliano, responsabile ufficio locale e Codacons. Buonasera.
l'ufficio legale cosa? Legale. Buonasera avvocato Gino Giuliano. Allora, qua Daniele Laureti, presidente Gesis, quindi ecco, lui ci ha sollevato. Ci faccia capire cosa sta avvenendo al campo Alberini, dove da quello che so è stato ordinato insomma lo sgombero. Molto semplicemente, la SD Tor Sapienza si era aggiudicato l'affidamento dell'impianto in concessione nel 2012 e il contratto di concessione prevedeva che a seguito degli investimenti fatti dalla società avrebbe avuto un prolungamento proporzionato. In base al piano economico finanziario, quindi avrebbe avuto diritto a un prolungamento fino al 2037. Ad un certo punto avanza la richiesta di prolungamento, dice vabbè, tra poco provvederemo insomma al prolungamento eccetera, se non che ad un certo punto si inventano che ci sarebbe un abuso edilizio che impedirebbe questo prolungamento. Ebbene, questo abuso edilizio già era stato oggetto di un procedimento penale nei confronti dei dirigenti Tor Sapienza. Ebbene, il giudice penale aveva detto che si tratta di un abuso di lieve entità che non incide sull'assetto urbanistico e addirittura che risponde all'interesse pubblico in quanto garantisce la migliore fruizione di un bene collettivo. Nonostante tutto questo si insiste ancora che il prolungamento non si può fare. Andiamo al TAR vinciamo, il TAR dice che il prolungamento è un diritto del Tor Sapienza. Benissimo. Il municipio quarto, non pago di tutto ciò, fa appello al Consiglio di Stato. Al Consiglio di Stato, con una sentenza infausta, viene ribaltata la sentenza del TAR e all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato il municipio quarto si scatena che deve dare esecuzione a questa sentenza. Mentre quando si era vinto al TAR, nonostante le numerose diffide che avevamo fatto, non veniva data esecuzione alla sentenza a noi favorevole per il prolungamento. Per farla breve, sì, hanno preannunziato che domani mattina faranno lo sgombro degli impianti. È una cosa veramente assurda, una cosa totalmente scervellotica, perché, ripeto, un giudice penale non è che ha rinviato a giudizio e poi ha assolto, ha archiviato il procedimento penale nei confronti del presidente della SD Tor Sapienza, scrivendo che ha fatto una cosa meritoria. Con questi spogliatoi che avete fatto, peraltro su una struttura prefabbricata, state garantendo la miglior fruizione di un bene collettivo, quindi una cosa meritoria. Certo. Voglio aggiungere che la giudice relatrice al TAR che ha fatto questa sentenza è la moglie del ex capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi diciamo un contesto familiare in cui la legalità è di casa, per così dire. Quindi, bene, quindi ai massimi livelli, diciamo, è stato chiaro, ha fatto ovviamente, ecco, ha spiegato quello che sta avvenendo. Daniele Laureti, ecco, te da presidente Gesis, ovviamente sei vicino a queste problematiche. Allora, noi siamo molto vicini alla Tor Sapienza come alle altre associazioni che abbiamo gestito, perché altri ricorsi al TAR che anche il nostro avvocato ha portato con buon esito, come l'Artiglio e tutti gli altri. Sinceramente questo sulla carta era quello che era più scontato come risultato, invece non lo è stato. Io posso dire soltanto una cosa, memore esperienze insomma di ormai più di 10 anni sul territorio, dico che questo municipio non ha avuto per niente la volontà di risolvere il problema. Questo è un impianto virtuoso, un impianto che paga regolarmente i canoni, che quindi non crea danni erariali, è un impianto che dà i servizi, eroga servizi ai cittadini in modo egregio. Quindi io sinceramente, da cittadino in primis, che prima da presidente dell'associazione di categoria, rimango sconvolto da questo atteggiamento così accanito nei confronti di questa realtà, anche perché in Italia abbiamo 80.000 impianti, di cui il 52% è al nord, il 22% al centro e il 26% al sud. Quindi una questa, diciamo, questa non lo dico io, lo dice il Credito Sportivo in una recente, diciamo, indagine. E il fatto che a Roma, soprattutto parliamo di Roma, non ci siano politiche sportive che sappiano effettivamente quello che c'è sul territorio, le problematiche, e che non si proceda con una politica coraggiosa a risolvere queste problematiche, è una cosa che per una capitale del genere è incomprensibile. Quindi io sinceramente rimango allibito da questo atteggiamento di questo presidente, che sembrerebbe abbia anche, che concludo, urlato, gridato al ripristino della legalità. Cioè, parliamo di urlare al ripristino della legalità per aver tolto, voler togliere un impianto che eroga questi servizi. Quindi è una cosa vergognosa. L'amministrazione dovrebbe essere a servizio dei cittadini e trovare delle soluzioni, anche accompagnare il cittadino
nella legalità, qualora ci siano i mezzi, e ci sono, perché testimonianza sempre oggettiva con documenti alla mano, pronti a, anche l'avvocato li ha, che in altre circostanze il municipio, altri municipi abbiano acquisito il bene e l'abbiano poi ridato in utilizzo al concessionario. In questo caso non c'è stata volontà. Quindi vedremo quello che succederà. Io so che anche altri impianti, purtroppo proprio a Roma, sono vicini a questa situazione. Insomma, non è solo il Tor Sapienza, la gravità sì in questo caso. E questo caso è proprio il problema. Volevo aggiungere, sì, avvocato, in chiusura, sì. Volevo aggiungere una cosa, ma la cosa che stupisce è la fretta clamorosa che si sta avendo, perché abbiamo fatto ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato. Domani mattina chiederemo al TAR di pronunciarsi su provvedimenti urgentissimi cautelari, il TAR si pronuncerà al massimo entro 48 ore e loro insistono che devono fare lo sgombero domani mattina. Dopo che noi avevamo vinto al TAR, ripeto, il municipio per 2 anni non ha eseguito la sentenza, non ha disposto il prolungamento, e ora in 24 ore devono eseguire tutto. Quindi la situazione è veramente clamorosa. Sì, veramente delicata. Delicata e clamorosa, soprattutto perché poi chi pagherà ovviamente saranno poi i ragazzi, le famiglie, e quindi avvocato, io ovviamente saluto l'avvocato, continuiamo un attimino con Daniele Laureti, quindi grazie avvocato Gino Giuliano, responsabile ufficio legale della Codacons, grazie mille. Grazie. Io Daniele, volevo solo chiudere leggermente, i cittadini devono sapere una cosa, che qualora ci sia questo sgombero il comune metterà la guardiania, e la guardiania la pagheranno i cittadini. Costo, certo. Quindi questo è ben chiaro, anche perché 1,5 milioni già paghiamo come cittadini per tanti impianti sportivi abbandonati che abbiamo, e questo potrebbe fare la stessa fine, quindi veramente una cosa scandalosa. Seguiremo ovviamente questo caso, purtroppo anche altri ci bisognerà seguire, quindi questo è un problema veramente gravissimo, insomma, soprattutto qua a Roma. Invece Presidente De Santis, per fortuna, insomma, Atletico Torrenova, invece grandi lavori sono stati fatti, quindi per fortuna questo problema non c'è, anzi si possono fare tante attività. No, pure noi siamo andati, diciamo, con cautela, però come dice Daniele dobbiamo dare sempre un servizio comunque a tutti i ragazzi là, di fare un multisport, nel senso oggi non è solo calcio, non si parla solo calcio, ovvio. Perché se no noi, è vero che è la nostra passione principale, no? Però poi ecco, noi abbiamo la box, abbiamo la danza, abbiamo, diciamo, un pochino di una polisportiva quasi. Sì, perché oggi ecco, volevamo mettere, ci hanno fatto delle proposte di mettere il tiro con l'arco, scusate la voce, ma è il tempo, purtroppo. È il tempo. Quindi secondo me è importante oggi dare un servizio alla zona, al municipio, dove gli impianti sono tanti, poter scegliere un impianto giusto, un familiare, con dei principi, con molti sport, perché oggi ogni famiglia dai 2 ai 3 figli, e quindi li mandare in un ambiente sano e genuino. Abbiamo aperto quindi doverosamente, insomma, questa parentesi sull'impiantistica, seguiremo, quindi speriamo che si risolva nel miglior modo possibile. Ce lo auguriamo tutti, ovviamente. Under 14, quindi andiamo con l'ultima giornata, quindi verdetti, ovviamente prima le classifiche velocemente, Edoardo D'Angelo, e poi gli accoppiamenti dei playoff. Sì, sì, assolutamente, perché si è giocata quindi la 26esima giornata con Roma, Trastevere, W Red Tigers che si qualificano ai playoff. Bello il dualismo tra gli uomini di Pasqualini e quelli di Marini, però per un solo punto la W è terza in classifica. Bel distacco tra Red Tigers e Ostia Mare. Retrocedono purtroppo Monte Spaccato, Racing Guard e Fonte Meravigliosa. Perfetto, questo quello che ha detto il verdetto, e invece gli accoppiamenti li vedremo dopo. Girone B? Sì, per quanto riguarda invece nel girone B abbiamo parlato della dilettante che ha regnato in questo girone, la nuova Tor Tre Teste di Mister Cianti, quota 67 punti, vola ai playoff insieme a Frosinone, Romulea e Grifone. Bello qui il testa a testa tra Grifone e Savio, con gli uomini di Gualdaroni che ce l'hanno fatta proprio alla 26esima giornata. Infatti dovremmo avere anche una foto proprio di ieri, hanno festeggiato i ragazzi di Gualdaroni, perché anche nonostante il pareggio ieri proprio hanno... Su quale campo, Presidente? Ecco, tu hai visto la partita? Sì. Che partita è stata? Un pareggio meritato? Giusto? Sì, giusto. Loro una grande squadra, un allenatore preparato. Veramente mi sono divertito. Vedete questi ragazzi così piccoli, che io penso che fino a una certa età questa è scuola calcio. Sì, ovviamente. I professionisti fanno questo, li incorporano con la scuola calcio. Per me questa è scuola calcio. E vederli crescere così poi è veramente bello. Sono delle partite che secondo me, ieri ho visto solo questa. E ti è bastato? Sì, ti ha saziato, ecco. Invece
sì, il pareggio del Grifone e la vittoria del Savio comunque, sì, contro il Frosinone. Cioè, assolutamente, quindi, che, però purtroppo non ce l'ha fatta il Savio, quindi a discapito del Grifone. Quindi complimenti a queste quattro squadre. E quindi abbiamo detto che retrocede in questo girone. In questo girone retrocede la Gems, la Romana e la R11 Simonetta. E invece Atletico Torino si salva, quindi sì, complimenti per questo gruppo Under 14 dell'Atletico Torino del presidente De Santis. Ultimo girone? Sì, nell'ultimo girone c'era incertezza per questo quarto posto che è stato conquistato dall'Accademia Frosinone, Lazio, Vigor Perconti, Accademia Calcio Roma e Accademia Frosinone, 49 punti per l'Accademia, un buon percorso gli uomini di Mister Masi, anche comunque il percorso dell'Urbe Tevere, soprattutto nella seconda parte di stagione, non è da poco. Però ecco, l'Urbe Tevere che non accede ai playoff fa notizia. Soprattutto con un mister come lo Surdo. Però complimenti invece all'Accademia Frosinone che negli ultimi anni sicuramente sta crescendo anno dopo anno. Quindi abbiamo la grafica invece dei playoff, quindi quello che saranno i playoff, che partiranno già... Che partiranno il primo maggio. Primo maggio. Partiranno il primo maggio. Gli uomini di Pasqualini affronteranno proprio l'Accademia Frosinone. E la vincente di questa gara affronterà la Roma, mentre allo Sporting Center si affronteranno Vigor Perconti, Romule. Abbiamo sentito anche mister Porcella qualche minuto prima della diretta, è contento, grandissima annata della Romulia, e la vincente giocherà contro il Frosinone. Accademia Calcio Roma, Grifone, anche qui occhio perché Autorino Gualdaroni è una bella sfida, giocheranno contro la Lazio di mister Rocchi la vincente, mentre Trastevere Red Tigers affronteranno, perché no, anche una delle squadre favorite che è la Nuova Tor Tre Teste. Eh sì, belle sfide, quindi tutte squadre ovviamente di livello che hanno guadagnato sul campo il pass per i quarti di finale. E quest'anno o già dall'anno scorso la formula è un po' cambiata, no, rispetto agli altri anni, mi sembra, però comunque l'anno scorso fecero i mini gironi da tre. Infatti quindi quest'anno si cambia ancora e quindi in bocca al lupo ovviamente a chi alzerà, comunque andrà più avanti possibile. E prima di analizzare l'Under 15 invece torniamo da Daniele Laureti e ovviamente il segretario generale della Fondazione Bambino Gesù per parlare di questo grandissimo avvenimento. Quindi abbiamo detto Roma Caput Sport e Impiantistica 19-20 giugno, Stadio De Marni. Abbiamo delle immagini, proprio in settimana si è svolto la seconda riunione operativa, quindi abbiamo detto 30 discipline, tanti enti. Daniele, parlaci un attimino meglio di questo grande evento con tanti patrocini, quindi veramente complimenti. Sì, i patrocini ci sono tutte le istituzioni strettamente legate al mondo sportivo e non solo, ma la cosa più importante è questa vicinanza che abbiamo della Fondazione Bambino Gesù. Io ho incontrato il dottor Contucci recentemente dopo il cambio che c'è stato con il passato segretario che con noi è sempre stato disponibile, e ho trovato subito, diciamo, una grande energia da parte del dottor Contucci in questo percorso che era già anni che andava avanti. E anzi devo dire che da parte della Fondazione c'è stato anche un cambio di passo, una voglia proprio di entrare a far parte di questo nostro, di questa nostra rete, di questa nostra così voglia di utilizzare lo sport. La utilizzo come spesso, sì, questa parola, sì, rete. Per me oggi fare rete è fondamentale. Oggi non si può andare da soli. Oggi se tu trovi dei componenti che insieme riesci ad arrivare a creare sinergia, anche a crescere te stesso, cioè più persone collabori con più persone, ti confronti e più cresci. Per me, ecco, questo è stato essenziale e diciamo che il dottore l'ha percepito subito, e io sono onorato e grato della sua, diciamo, disponibilità e stima che io avverto, e quindi non posso soltanto che ringraziare. Sarà un evento dove sport e solidarietà saranno elevati al massimo, quindi ci sarà la Fondazione Santa Lucia, infatti, c'è l'Avis Nazionale, ci sarà il Dipartimento della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo dello Stato, Polizia di Stato. Ci saranno tantissime realtà e soprattutto ci sarà la solidarietà e la prevenzione sanitaria, che è importante. Quindi, come ha detto il dottore, le famiglie saranno protagoniste, infatti, all'interno dell'evento. Sarà un evento per le famiglie, quindi ecco, dottor Contucci, quindi questo grandissimo evento per 30 discipline, quindi si prevedono numeri incredibili. E in questo caso ovviamente la Fondazione Bambino Gesù ha un ruolo, insomma, importante per sensibilizzare ovviamente le famiglie, perché quello che fa la Fondazione Bambino Gesù è veramente indispensabile. Beh, diciamo che noi ci occupiamo della salute delle bambine e dei bambini. Una delle attività che sicuramente ha un forte valore di prevenzione nella loro salute
è lo sport, sia quello agonistico che quello non agonistico, e la qualità dell'alimentazione. Quindi in un appuntamento dove arriveranno migliaia di persone, tanti ragazzi e ragazze, per fare il proprio sport in quello spazio meraviglioso che è lo Stadio dei Marmi, ci saranno anche i genitori, e quindi la presenza dei nostri medici sarà una disponibilità gratuita proprio per ricordare i percorsi virtuosi che noi dobbiamo far fare ai nostri figli in ogni ora della loro giornata, dalla mattina quando fanno colazione, quello che poi faranno a scuola, il pomeriggio con lo sport che faranno, qualunque sia lo sport. E quindi noi siamo a disposizione della città, della regione, lo siamo tutti i giorni, a volte ci dobbiamo occupare di questioni molto più complesse, bambini con dei problemi molto seri, sì, ma per fortuna nella maggioranza dei casi ci dobbiamo occupare di cose che li rimandano a casa col sorriso sulle labbra, il è bambino, quello, la bambina e i genitori. Deve avere sempre il sorriso, questo penso che sia d'obbligo, tante volte purtroppo tanti bambini sfortunati, però ecco, grazie al lavoro veramente della Fondazione Bambino Gesù, ma anche altre fondazioni come il Santa Lucia, come ha già detto anche Daniele Laureti, è fondamentale per la crescita. Ecco, qua abbiamo, stiamo avendo le immagini, Daniele, quindi dopo la riunione operativa si è andati tutti verso lo Stadio dei Marmi dove si svolgerà il tutto, abbiamo visto sì, anche le immagini proprio dello Stadio dei Marmi che possono passare, rinnovato, quindi grande sforzo di Sport e Salute, questo sarà lo scenario di Roma Caput Sport Impiantistica. Io infatti ti ringrazio per questo, diciamo, questo passaggio così, io ringrazio molto innanzitutto una persona che è stata di un'umanità, di una disponibilità che magari nei nostri ambiti è un po' difficile trovare, anzi fortunatamente io nella rete che appunto dicevamo prima ho diverse persone con cui poter esserne onorato di avere, diciamo, in questi percorsi, ed è il rettore Attilio Parisi dell'Università del Foro Italico, una persona competente, che professionale, ed è nata una grande stima reciproca che io veramente, è un arricchimento prima che professionale, umano, e lui è stato uno delle persone che mi ha spinto in questo passo. E poi devo dire che Sport e Salute, dagli incontri che abbiamo avuto, dalla grande disponibilità, dalla grande voglia di fare questo evento anche in futuro, no? E ecco, ci sono tutti i protagonisti, anche lo stesso dottore è propenso, è volenteroso anche lui di poter percorrere questo percorso. Bene, negli anni, quindi io non so, c'è un'energia che è difficile trasmettere o far capire, però il lavoro è tanto, ovviamente. Poi chiudo con una cosa, sì, dicendo su questo aspetto che l'evento è un evento quest'anno interregionale ed è destinato a diventare nazionale, perché quest'anno ci sarà il Molise, la Campania, l'Umbria, la Toscana, ci saranno tantissime regioni che parteciperanno con delle rappresentanze. E poi e ricordiamo Daniele che sarà l'avvenimento che si svolgerà dalla mattina alla sera, sì, quindi sì, con danza pure, sì, spettacolo, ci sarà quindi uno spettacolo dalla sera, quindi i cittadini, gli amanti dello sport, della musica, dello spettacolo sono invitati a partecipare e l'accesso è totalmente gratuito. Ecco, questo è importante dirlo, perché ovviamente tanti chissà quanto si pagherà, no, gratuito, quindi niente, sapete, potranno fare al loro buon cuore una donazione al Bambin Gesù, certo, è sempre ben accetta, questo sì, però l'accesso alle attività, i bambini potranno provare tantissime attività, ci sarà la cinofilia, ci saranno i falconieri che faranno volare i falchi sullo Stadio dei Marmi, c'è una cosa bellissima, bene, calcio, bene, rugby, di tutto. Complimenti alla Daniele Laureti come presidente, come organizzatore della Gesis, ma soprattutto di questo grandissimo evento, quindi abbiamo detto 19-20 giugno Stadio dei Marmi. Presidente, vedere questo Stadio dei Marmi così riporta un po' alla mente degli anni d'oro, bellissimo. Quindi. Ma è un ben di Dio proprio. Vero, è quindi bello, bello. Io mi stavo emozionando perché comunque ce ne stanno tanti di impianti. Vediamo il Flaminio poi senza purtroppo. Poi, immagina poi vederlo questo così, ora vuoto, quei giorni sarà pieno di stand di bambini, sarà uno bellissimo, spettacolo. Sarà una festa bellissima, poi degna
comunque Daniele quando fa queste cose lo conosciamo bene. Sì, l'anno scorso ippodromo delle Capannelle, quest'anno invece si cambia scenario, quindi Stella dei Marmi, complimenti Daniele Laureti. Noi seguiremo ovviamente nel corso di queste ultime trasmissioni e poi il giorno dell'evento, anche perché la squadra che vincerà il Rete Eurocup categoria 2012 farà un quadrangolare con squadre di fuori regione, quindi per uno scambio anche interregionale, culturale, sportivo, quindi complimenti anche per questo. Roger Dani, qualche messaggio arriva? Qualche messaggio, sì. Un paio, un caro saluto a tutti, in particolare al presidente De Santis, tra i più giovani presidenti, e a Daniele Laureti, che da allenatore ha vinto il primo torneo Beppe Viola Junior da Raffaele Minichino. Bene, grazie. Mentre l'altro è un saluto speciale al grande press De Santis, ti voglio bene dal tuo Gasperino. Ecco, questo quindi per al presidente Dante Adelli con Torrenova. Questo è Forcina. È Forcina? Ah, perfetto, che oggi ha rivinto col suo Fiumicino, quindi sì, diciamo che la vittoria del campionato è sempre più vicina per il Fiumicino per quanto riguarda la promozione, ne parleremo dopo. Ora un breve spazio pubblicitario e poi Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19. Red Tigers 1957, la società dove l'atleta è al centro del progetto. Da 65 anni per crescere insieme i campioni del domani, imparando e divertendosi con i nostri istruttori qualificati. Diventa anche tu un Red Tiger. Vieni a trovarci ed entra a far parte della famiglia biancorossa. Nel cuore di Roma Giardinetti trovi campi da calcetto, calciotto, calcio a 11 e non solo. Anche campi da padel, area ristoro e sala Champions disponibile per le tue feste ed eventi privati. E un ufficio segreteria sempre a tua disposizione. Siamo in via dei Ruderi di Torre Nova 2. Telefono 06 20 10 370. I fight violence against women. Io la contrasto. MR Auto è un'officina specializzata per l'installazione GPL e meccanica autronica e non solo. Nella nostra struttura potete trovare anche un centro revisioni all'avanguardia, un'officina con meccanici altamente qualificati. Assistiamo flotte auto di enti pubblici oltre che privati. MR Auto è anche un centro pneumatici. Disponibilità, cortesia, competenza, tutte al vostro servizio. Autolavaggio interno ed esterno. Tutte le auto verranno riconsegnate e sanificate e igienizzate con ozono. MR Auto è a disposizione per servizio noleggio auto a breve e lungo termine e non solo, anche vendita di nuovo e usato garantito. MR Auto, non una semplice officina. Con Ruggero Caetani, quindi oggi l'ultima giornata, ventisesima giornata. Partiamo sì. Dal girone A. Partiamo dal girone A, dove la Romulea, dopo aver tenuto insomma la vetta della classifica per tutto il corso della stagione, si fa raggiungere proprio all'ultima giornata dalla Spes Montesacro di Mister Massimi, che comunque può coronare un grandissimo percorso durato tutto l'anno. Qualificate anche Vigor Perconti all'ultimo
dopo lo spareggio vinto 2-1 con l'Ostia Mare e anche il Trastevere di D'Andrea. Retrocede direttamente il Vista Aurelia, mentre i playout qui saranno fra Ottavia, Boreale, Petriana, Aranova, e vedremo dopo gli accoppiamenti. Bene, quindi complimenti alle quattro squadre che accedono ai playoff. Sì. E quindi ovviamente non ce la fa il Grifone, ma già non ce la esatto. L'Ostia Mare, esatto. Più che altro in questo L'Ostia caso Mare. Che oggi si giocava proprio la partita che poi andremo a vedere. Sì, dopo un che partita è stata? Partita chiusa, diciamo, praticamente subito dalla Vigor Perconti, che sfruttando il fattore casa, insomma, ha voluto mettere subito le cose in chiaro, messa subito in ghiaccio Ostia Mare, che comunque nonostante la reazione ormai la partita era compromessa, perciò gli uomini di Bonanni rimangono con tanto rammarico. Grande percorso di Percotti, perché la partita in sordina, piano piano, invece la formazione di mister Ruperto arriva anche terza, quindi complimenti. Abbiamo anche sentito poi nel post partita, insomma, le sue dichiarazioni, soddisfazione particolare quest'anno, nonostante sappiamo che la Vigor è abituata a questi palcoscenici, quest'anno non era del tutto scontata la loro presenza alle fasi finali. E invece ce l'hanno fatta. Visibile sulla nostra pagina Facebook. Girone B? Girone B, insomma, anche qua i giochi fra le prime quattro erano fatti da diverse settimane. L'Urbeteri delle Fratte, che ha messo la freccia, insomma, già dalla fine del girone d'andata. Fonte Meravigliosa di mister Mondella, una delle sorprese, così come la Lodigiani, che poi, insomma, è un habitué di queste delle fasi finali, però quest'anno, insomma, aveva parecchia concorrenza. Anche la Polisportiva Carso, dopo l'altro anno, conferma la propria presenza alle fasi finali, quindi grande soddisfazione. Retrocessa direttamente la Romana. Vediamo qui i playout fra R11 Simonetta, Spezia Artiglio, De Rossi e Levant. Dispiace per il Campus Aero, perché a pari punti e non andare a fare i quarti di i playoff, insomma, quindi dispiace, però complimenti il percorso fatto. Questo già stiamo alla grafica, però c'è l'ultimo girone, il girone C. C'è l'ultimo girone C, dove il testa a testa fra Savio e Nuova Tor Tre Teste, qui c'è stato fino alla fine, la spunta negli uomini di Barba, comunque che vanno direttamente ai quarti. Soddisfazione però per Nuova Tor Tre Teste, Accademia Calcio Roma, Atletico 2000. Retrocesso qui il Villalba, playout tra Tor di Quinto, Cassino, Cor e Colleferro. Quindi complimenti anche all'Atletico 2000, non ce la fa l'Accademia Frosinone proprio oggi, quindi, però comunque rimane il percorso fatto. Tutte queste squadre, gran parte di queste squadre faranno anche il 41esimo torneo Beppe Iola. Grafica dei playoff, sì, andiamoci a vedere questi playoff. Usciti da poco, no? Usciti sì, ecco, insomma, quindi in tempi record, bravo Ruggero. Delle partite, eccola qua. Qui le sfide degli ottavi che si terranno proprio il 25 aprile, il primo turno dei playoff under 15 fra Lodigiani e Carso. La vincente sfiderà il Savio, qualificata come migliore prima, poi Spes Montesacro e Vigor Perconti, la cui vincente sfiderà la Nuova Tor Tre Teste, mentre dall'altra parte Accademia Calcio Roma e Atletico 2000, che se la vedranno con Urbetevere, mentre Fonte Meravigliosa e Trastevere si sfideranno per raggiungere la Romulea. Lotto di squadre veramente importante, quindi in bocca al lupo per tutte le squadre che affronteranno i playoff under 15. Atletico Torrenova al momento non la vediamo qua, però comunque fa parte del percorso di crescita. Ma sì, prima o poi. Piano piano si arriverà pure per noi. L'obiettivo è quello. Raffaele, ma noi lasciamo 6 anni fa, cioè non, infatti, sei già giovane. 7 anni fa, noi nel 2006, la mia prima stagione è stata 2016-2017, quindi. Io ma anche oggi, tu sei giovane. Sì, ecco. Sì, però del percorso Torrenova penso che sono strasoddisfatto. Abbiamo 2 anni fa abbiamo fatto finali, siamo arrivati fino all'eccellenza, abbiamo vinto il campionato di promozione, abbiamo vinto il campionato con l'Under 15. E quindi per me io sono strasoddisfatto. Una cosa che ci tengo a dirla proprio del percorso Torrenova, della famiglia Torrenova, è soprattutto la serietà con direttori. Io trovo sempre persone che ringrazio, come Massimiliano Martinelli, Cristiano Tromboni, all'epoca Michesi, che ha fatto parte di un percorso importante con noi. Torrenova non cambia i direttori come fanno tanti presidenti, come cambiano le mutande, detto proprio così, no? Un direttore poi oggi che sputano in faccia, domani se lo rimettono dentro casa. Torrenova sta sempre messo lì con le persone giuste, poi può sbagliare un risultato, non si può qualificare per le finali, ma c'è un percorso di uomini, certo, importanti dietro. Programmazione. Poi assolutamente sì. Tu hai giocato anche, quindi c'hai un modo di vedere il c'è calcio. Un modo di ragionare, ecco, proprio che tutto mio, purtroppo sbagliato o giusto che sia, ma è tutto mio. Quindi io vado avanti per una strada che è fatta di valori, dei principi, non mi metto a parlare di persone e poi me li rimetto a mangiare insieme. Ma questo lo dico, ma non per fare polemica, ognuno è libero di fare quello che gli pare, però io vado dritto per una strada giusta, dal momento che
ci sposiamo e perché ci sposiamo. Ecco, Martinelli è stato 7 anni con me, 6 anni con me, quindi quest'anno non è andato neanche da nessuna parte, è rimasto fermo, viene a Torrenova, sta con noi. Bene, faccio i complimenti a Giordano Schiena che è subentrato, che già aveva lavorato con noi, quindi è risubentrato a fare il direttore, prima come scouting, mo come direttore, ha fatto un percorso importante quest'anno anche per lui. Quindi è lineare come... Perfetto, i programmi iniziali erano questi, quindi cresce, mantenimento delle categorie e anzi con l'Under 16 ora ci arriviamo, questo approdo insomma in elite che... Speriamo, ecco, non diciamo ecco, niente. Non lo voglio dire, però mancano 2 partite, perfetto. L'Under 17 mancano 2 partite, oggi ha vinto, e si può festeggiare il gioca Sora con Levero, se esce un risultato giusto per noi possiamo già festeggiare, se no si aspetterà. Ci vediamo al volo il servizio, Vigo per Conti, Ostia Mare a cura di Ruggero Catani, Under 15. Ultima giornata di regular season al Vigo Sporting Center, dove i Blaugrana di Ruperto affrontano l'Ostia Mare di Bonanni in un match che a tutti gli effetti uno spareggio per accedere alle fasi finali del campionato Under 15 Elite. Pronti via, arriva la doccia gelata per gli Densi, errore in impostazione di San Germano che si fa soffiare il pallone dalla Piccirella. Numero 10 che entra in area ed è glaciale nel freddare il portiere. 1-0 Vigo dal quinto. 3 minuti dopo, ancora la Piscirella, vede il taglio di Franzi, servito con un filtrante, ma non riesce a battere come è uscito. Numero 9, che al quarto d'ora, vede l'imbucata di Nigro, entra in area e di sinistra trafugge Romeo sul primo palo, 2-0. 1-2 devastante per l'Ostia Mare, che rischia il colpo del KO, ma il tentativo in mischia di la Piscirella termina fuori di un soffio, mentre l'unico squillo ospite del primo tempo nasce dal destro strozzato di Fioretti, che non spaventa Musolino. Nella ripresa, Vigor che può mettere in ghiaccio la gara per ben 2 volte nei primi 3 minuti. Prima con la gran botta da fuori di Rescinito, fermata dalla traversa. Poi con Nebbia che scatta sul filo del fuorigioco. Salta benissimo Romeo, ma il sinistro a porta vuota finisce incredibilmente fuori. Si fa vedere anche l'Ostia Mare, vicino al gol con lo schema collaudato per San Germano, che prova la botta dal limite, ma è attento Musolino, che 2 minuti dopo risponde presente anche sul destro di Borzi, lasciato libero di tirare dal limite dell'area. Numero 4 Bianco Viola, che pochi minuti dopo non c'entra lo specchio per centimetri, con una girata al volo nata da corno. Succede poco o nulla fino ai minuti finali, dove Colucci trafigge Musolino dal limite dell'area e riaccende flebili speranze per il Bianco Viola, che però non si concretizzano dopo 5 minuti di recupero. È festa grande per i Blaugrana, che riescono a staccare il passo per i playoff all'ultima giornata. Cosciente delusione. Bellissima partita, quindi complimenti alle loro percorso, ma anche l'Ostia Mare che sicuramente parteciperà ovviamente al torneo Beppe Iola, 41esima edizione, si partirà con una fase preliminare, quindi quest'anno abbiamo allargato un altro girone preliminare, quindi 4 gironi preliminari da 4 squadre, accederanno al, o comunque fase 1, alla fase 2 accederanno le prime 4 classificate che si andranno a inserire nel tabellone di 28 squadre, quindi 7 gironi da 4. E accederanno ovviamente ai quarti di finale le prime 7 e la migliore seconda. Questa è la coppa ovviamente del 41esimo torneo Beppe Iola, il memorial per il miglior portiere ovviamente Daniele Bruni, giovane sfortunato, mio ex compagno di squadra. Qua il pallone Decathlon, quindi Decathlon e pallone Kipsta, quindi del gruppo Decathlon. Decathlon Club ancora ha scelto di affiancare il torneo Beppe Iola, quindi ovviamente a loro il ringraziamento. Questo è il pallone, uno degli ultimi modelli proprio della Kipsta, che sarà il pallone ufficiale anche per le competizioni UEFA per quanto riguarda Europa League, Conference League, quindi veramente un motivo di vanto per noi, ma anche per i ragazzi che lo calceranno, per i portieri che invece andranno a parare, giusto Edoardo D'Angelo, sì, sì. Da portiere, e poi ovviamente rinnovato l'accordo con il Corriere dello Sport, tutte le partite ovviamente in diretta grazie ai colleghi, agli amici di My Soccer Player. Domenica prossima sicuramente annunceremo i gironi e tanto altro, perché oggi purtroppo è una puntata super scoppiettante. Domenica prossima, non so se sai, tu giocherai ovviamente la prima squadra, la promozione, contro l'Atletico Vescovio, e a difendere l'Atletico Vescovio sai chi ci sta? Il sottoscritto. No, tra due. L'ultima. Speriamo che siamo saliti tutti e due, facciamo... ma ci credo poco. Va bene. Ci credo poco. Under 16, dove ovviamente sta per festeggiare l'approdo in elite dopo l'Atletico Torrenova, quindi Ruggero e Edoardo D'Angelo. Girone A.
Nel girone A è stato un girone bellissimo, interessante, Romulea, Urbedevere, Grifone e Villalba. Perché abbiamo detto interessante? Perché c'è stata questa bella lotta per il quarto posto tra Villalba, San Paolo Ostiense e Città di Ciampino, e si è anche insediata l'Accademia La Dispoli grazie alla vittoria per 4-2 proprio contro il City. La spunta è il Villalba, quindi complimenti, perché è stato un percorso veramente lineare e faticoso, però... È vero, complimenti, abbiamo anche una foto proprio della società della famiglia Scrocca, perché accedere insomma con l'Under 16 ai playoff... per una società come il Villalba, e comunque ecco, non avviene sempre, quindi hanno festeggiato, quindi complimenti a loro. Ieri il nostro Loring Saricaia stava proprio a vedere la partita a San Paolo Ostiense Grifone, quindi il San Paolo Ostiense, questo è un gruppo, mi sono informato che è la terza stagione che il momento cruciale purtroppo non riesce ad arrivare, però onore anche al mister, che poi nel post gara abbiamo visto, ascoltato le interviste proprio sulla nostra pagina Facebook, con il sorriso, sorriso, magari non eravamo contento, però ovviamente il percorso dei suoi ragazzi è stato formidabile, poi all'ultimo momento proprio non ce l'hanno fatto, quindi complimenti. Invece per il girone B Under 16? Sì, nel girone B abbiamo avuto una regina per tutto l'anno, che erano gli Amaranto di Mister Recchia, che nelle ultime giornate però sono inciampati e l'Ostiamare li ha superati, quindi Ostiamare prima, Trastevere seconda, Accademia Calcio Roma e Vigor Perconti anche loro alle fasi finali, e proprio dietro c'è l'Atletico Torrenova in un girone anche questo molto complicato, che è quinta in classifica, che ha chiuso quinta in classifica. Quindi complimenti alle squadre che ovviamente vanno ai playoff. Torrenova, cioè, c'era tanto margine, però sempre là tutto il campionato, quindi un bel percorso. No, è stato un percorso importante, arriva dietro a società così organizzate, e comunque non c'è un rammarico, c'è solo comunque... un obiettivo importante per il prossimo anno. E questo è un gruppo che speriamo che potrebbe fare l'Under 17 Elite, speriamo. Quindi andremo a vedere. L'ultimo girone? Sì, per quanto riguarda il girone C, nulla da dire per la nuova Tor Tre Teste di Mister Greco, che chiude prima in classifica nel girone C, dietro Lodigiani, Savio e Red Tigers. Gli uomini di Fratoni qualche domenica fa si sono qualificati ai playoff. Anche qui, un po' per l'Atletico Torrenova, uguale, la Spezia Montesacro ha fatto un grande campionato, la Spezia Montesacro di Mister Tozzi, secondo anno consecutivo in questa categoria, secondo anno che arrivano sempre. Vediamoci la grafica, accoppiamenti per i playoff anche qua. Sì, per quanto riguarda invece la grafica dei playoff, Savio Villalba affronteranno la Romulea a Campo Roma, Urbedevere Grifone, la vincente, questa è una partita da prendere veramente con le pinze, giocheranno contro la Lodigiani, Accademia Calcio Roma Red Tigers, la vincente giocherà contro la nuova Tor Tre Teste, Trastevere Vigor Perconti, anche qui che partita, giocherà contro l'Ostiamare, la vincente. Bellissimo, quindi in bocca al lupo ovviamente anche per l'Under 16. Arrivano messaggi, Ruggero Cotani? Sì, arrivano messaggi, il primo è di un collega insomma che conosciamo bene, un bacio al presidente, grande presidente e giocatore da parte di Damiano Buffa, e un altro, un abbraccio al presidente De Santis dal mister Fiaschetti, un presidente vero. Benissimo, tanti attestati di stima quindi per Alessio De Santis, presidente dell'Atletico Torrenova, quindi Under 17, oggi purtroppo c'è stato questo caso, no? A Tor Tre Teste, Tor di Quinto, non si è giocata perché ovviamente quindi ci sarà la sconfitta a tavolino per quanto riguarda la nuova Tor Tre Teste. Una comunicazione da parte del comitato avvenuta non tramite mail ma ovviamente sul portale, la nuova Tor Tre Teste aspettava la mail non è arrivata, quindi sul portale invece c'era, e quindi purtroppo la Tor Tre Teste non si è presentata ovviamente al campo alle ore 11 perché la partita era prevista alle ore 14:30, e quindi i ragazzi di Damiano Buffa e del presidente ovviamente che ho sentito proprio questo pomeriggio, che ho fatto i complimenti anche per l'accesso in finale con l'Under 19, anche lui era dispiaciuto di quello che è avvenuto, però mi ha detto che comunque tutte le voci che girano sulla Tor Tre Teste, tante voci, ha detto qua invece si sta bene e ci sono progetti a lungo termine, quindi a breve ne parlerò e annuncerò tanti cambiamenti e tante novità, e noi siamo contenti perché la nuova Tor Tre Teste è una delle società insomma da anni che comunque comanda le classifiche e poi vince il Beppe Iola, quindi noi ovviamente siamo vicini anche a loro, quindi Under 17 girone A. Sì, dove il Trastevere conclude insomma la propria cavalcata con uno 0-0, però era già qualificata come
alla fine si è qualificata come peggiore delle prime, nonostante insomma avesse distrutto tutte le avversarie, soprattutto nella prima parte di stagione. Seguono quindi l'Urbe Tevele e la Romulia, ultima qualificata per un Ostia Mare che non si qualifica in Under 15, ce n'è un'altra che invece può gioire e si qualifica in Under 17. Mister Castellucci. L'Ostia Mare di Mister Castelletti. Castelletti, scusa. Anche il nostro ospite qui sì. Quest'anno, quindi grande soddisfazione. Retrocede il Cesano con 0 punti nella casella e ai play-out ci saranno Civitavecchia, Vescovio, W e Petriana. Bene, questo per il girone A. Girone B? Il girone B, proprio la nuova Tour Tre Teste di Damiano Buffa, che oggi, nonostante la sconfitta 3-0 a tavolino, rimane prima, si qualifica insieme a Lodigiani, Spes Montesacro e Ciampino, mentre retrocede la Romana. Seguiranno nei play-out Accademia Frosinone, San Lorenzo, Arce ed Audace. Ricordiamo che gli accoppiamenti per i play-out sono appunto da ottava contro decima e tredicesima contro decima e dodicesima contro undicesima. Hai fatto bene a dire questa cosa. E poi andiamo quindi all'ultimo girone, il girone C. Sì, dove appunto nel girone C qui c'era anche il grifone di Albino Isabella da tempo, qualificato come miglior prima, oggi però era già ufficiale. Di Cor per Conti che chiude proprio al secondo posto, perdendo oggi contro il grifone. Seguono Sapi di Feroce e Pomezia di Mister Salvatori. Grande sorpresa, si può dire, della categoria, Filippo? Una delle squadre. Eh sì, assolutamente. Il Pomezia, sì. Insomma, che da neopromossa accede ai playoff, quindi complimenti al gruppo di Alberto Furesi. E a proposito di Certosa, purtroppo non è andata bene per l'Under 17, invece l'Under 16, proprio ieri, abbiamo una foto, proprio prego la regia di mandare in onda, quindi il gruppo Under 16 ha vinto il campionato Under 16 regionale, quindi il prossimo anno farà l'Elite, quindi complimenti al Certosa. Anche il Certosa, insomma, un po' come Atletico Torrenova, quindi piccoli passi, ambiente felice, sereno. Anche là ci sono state voci che il Certosa invece è tutto, non è vero, il Certosa è un'oasi felice, perché questo dicono i numeri, dicono le classifiche, a parte alcune, però quindi complimenti all'Under 16 del Certosa, mentre abbiamo una foto anche dell'Under 17 regionale dell'Atletico Torrenova, eccolo qua, una delle ultime partite hanno festeggiato, questa grazie all'amico Paolo Lori, e quindi questo è un gruppo che speriamo, Presidente, possa... centrare l'obiettivo. Mai, sì. Se riesce a centrare l'obiettivo, ne saranno poi felici comunque l'Under 16, che cercheremo di tenere per far sì un campionato importante. Sì. Bene, quindi questo, abbiamo visto la grafica playoff? No, ancora no, ecco. C'è da dire però nel giro del Under 17 non è ancora certa la retrocessione del Certosa, che ha presentato un ricorso. Hai fatto bene, in attesa di risposta. Andiamoci a vedere le partite che sì, ci saranno. Grafica playoff Under 17. Playoff Under 17, Romulia, Pomezia la prima sfida, Urbe Tevere, Montesacro, altra gara insomma di eccezione, poi Savio, Ciampino e Bicor per Conti, Ostia Mare. Ricordiamo che già qualificati sono Tor Tre Teste, Trastevere, Grifone e Lodigiani. Bene, questo quindi in bocca al anche per quanto riguarda tutto quel lotto delle squadre Under 17, prima di passare all'Under 19, quindi con abbiamo anche un video rallentato di questo presunto rigore che non c'era, vorrei anche un parere insomma da parte soprattutto di Alessio De Santis, anche Daniele Laureti è comunque ex allenatore, ormai ha lasciato quell'incarico, giusto? Ormai sì, solo sì. Insomma presidente Gesis, impiantistica e quindi tante altre iniziative. Io ci ho provato qualche volta, ecco. Più di qualche volta. Quindi, Daniele, chiudiamo ovviamente anche con sì. Il dottor Contucci, quindi Fondazione Bambino Gesù. Daniele, quindi anche te, insomma, l'importanza di avere una fondazione come quella di Bambino Gesù per le tue iniziative è fondamentale. Sì, sì, no, è fondamentale, ma è fondamentale, come dire, creare sempre iniziative che alimentano questo rapporto, quindi... Niccolò Contucci invece, ecco lei in chiusura, noi parliamo di calcio ovviamente giovanile, quindi siamo vicini, i ragazzi, anche io andiamo sui campi, quindi e parliamo anche di bambini piccoli, ovviamente questi magari non sono quei bambini che hanno dei problemi come quelli che purtroppo sono negli ospedali del Bambino Gesù. Beh, sapete, se un bambino si sloga una caviglia o si fa male a un ginocchio durante uno di questi tornei viene da noi. Ecco. Quindi... E poi tra l'altro noi abbiamo tra i colleghi medici, infermieri, infermiere, due rappresentative di calcio dilettantistico, sia maschile che femminile, che Gesis ospiterà in due appuntamenti, quello del 13 maggio qui allo Stadio Tre Fontane, dove si esibirà la maschile,
Bene. E poi il 19 giugno invece vedremo la nostra rappresentativa femminile, quindi non solo bravi medici e bravi infermieri, ma anche buoni calciatori. Bene, complimenti quindi alla Fondazione Bambino Gesù. Quindi Under 19, abbiamo detto semifinali, sono giocate mercoledì e ieri, già mercoledì, ieri. Sono giocate ieri, i quarti di finale, mercoledì, quindi vediamoci innanzitutto la grafica, quello che ha detto il campo, quindi sia a, ahimè, ad Artena si è giocato una semifinale insomma regionale, mi sembra strano, un campo bello sì ma scoperto, poi ieri nubifragio, diluvio universale, è anche sospesa per un quindi attimo. Non riesco a capire sempre la scelta di Artena con tanti campi, sempre gli stessi problemi, e l'altro campo invece sempre gli stessi problemi, dice il presidente. Come quando abbiamo deciso di far giocare a Villalba, no? Si ripete la storia, sarebbe da capire il perché si sceglie allerta meteo in tutto il mondo c'era, no? A Roma. Non andiamo a giocare sul campo d'erba naturale e facciamo con la tour tre teste, no? Quello sì, era sì, ovvio, ovvio. Quindi, cosa ha detto il campo ieri? Sì, ad Artena finisce 1-1 nei 90 minuti, gol di Torquati della nuova tour tre teste, un gol fantasma. In settimana sentiremo qualche rappresentante della Vigor per Conti per far capire meglio anche la situazione. Risponde De Angelis, il solito De Angelis. Anche, scusami, gol fantasma, anche se però le immagini che io ho visto, noi non eravamo presenti perché ovviamente abbiamo scelto invece l'altro campo, ma anche per vicinanza, devo dire la verità, o comunque dovevamo correre tutte e due, poi c'è stato un problema con l'altro ragazzo. Però le immagini non chiariscono, quindi no. Si può dire tutto, si può dire niente. Quindi, esattamente, esattamente. De Angelis comunque risponde al gol di Torquati, vince calcio di rigore a 9 tre teste e Baba, che è stato superlativo ai quarti di finale, nulla ha potuto contro la freddezza, perché comunque si parla sempre di lotteria ai calci di rigore, io certo. Ci credo in parte, perché penso che anche in settimana i calci di rigore vanno allenati, quindi... Sì. Anche per merito, hanno tre teste volai in finale, stessa cosa, Tor di Quinto, Vista Aurelia, 1-1 nei 90 minuti complessivi, Chiappini, un gol da vera prima punta, le immagini poi parleranno da sole, risponde a Stolfi, pericolosissimo, grandissimo centrale difensivo degli uomini di Del Monte, vincono il Tor di Quinto di Mister Basili e calci di rigore per 5-3. Allora, abbiamo anche una breve intervista a Massimo Testa, che veramente mi ha toccato, perché ovviamente... andiamo a ascoltare subito l'intervista a Massimo Testa, raccolta proprio da Edoardo D'Angelo a conclusione, e quindi anche la sua commozione. A 80 anni dell'anno è finito. E io a 80 anni sono arrivato fino qui, con grande fatica, capito? Mezzo ai ragazzini, e mi sono medesimato nel ruolo che purtroppo... A Tor di Quinto è una dinastia, non è niente di guadagnato. Io faccio il presidente perché sono il primo maschio della razza dopo mio padre. Perciò sono venuto con tutta una grande tranquillità, ho visto una bella partita, ho visto due belle squadre. Oltretutto devo fare i complimenti al Vista Aurelia, della correttezza e della sportività che ci ha avuto, che mi ha colpito, guarda, mi ha colpito veramente. Poi sto preparando una sorpresa per la prossima stagione, e coinvolgerà Juniores in prima persona, però coinvolgerà tutto il Tor di Quinto, perché porteremo a Tor di Quinto una serie di personaggi che daranno al Tor di Quinto quella spinta che io riuscivo a dare 30-40 anni. E questo era Massimo Testa, mai banale, ovviamente, quindi complimenti. E ora ci abbiamo però... La vista era giustamente, io a vedere le immagini posso dire, secondo me, quello è calcio di rigore. Vediamo il calcio di rigore ipotetico sul 1-1, quindi mancavano quanti minuti, Edoardo? Ma penso qualche secondo mancava, qualche secondo, l'ultimissima occasione. L'arbitro ha deciso di non dare questo calcio di rigore. Vediamo un attimino le immagini. Eccolo, Edoardo, qua. Raccontaci. Sì, Bunzi praticamente ha superato Di Martino con un pallonetto. Nel calcio si dice sempre, il portiere ha sempre ragione, qui però il centravanti prende nettamente prima la palla del portiere, quindi il portiere poi lo ostacola. Anche il difensore, quindi Alessio De Angelis. De Santi, scusami. No, per me pure. È così. È rigore? Dice, per me si può dare, insomma. Si forse dare, magari... Sì. L'arbitro non si è sentito. Non però. Si è sentita, quindi può succedere, questo dispiace. Anzi, ha dato fallo contro. Quindi, Daniele Laureti? Posso dire una cosa? Sì. Mi sembra che il giocatore tocchi la palla di testa prima dell'impatto... col portiere esattamente, però il portiere lì non può levarsi, non so qui no punto arrivato. Secondo me non è limpida la situazione, quindi cioè, lui colpisce prima, cioè non è che il portiere impedisce al giocatore di colpire la palla di testa o comunque gli manca l'equilibrio, certo, invece lui lo colpisce prima, la palla va fuori
E quindi diciamo non è un danno causato prima, certo. E se l'avesse dato? Diciamo che ecco, sarebbe dovuto magari il Totti Quinto ovviamente polemizzava, forse Luca non è evidente sinceramente che non riesce magari a riprenderla dopo, non era chiarissimo, però ecco, la palla non l'avrebbe mai ripresa, stava anche, mezzo anche quello dall'auto. Che stiamo dicendo, quindi qualcuno dice il rigore, qualcuno dice non rigore, ovviamente gli arbitri in quel momento, infatti, frazione di secondi devono prendere la decisione, quindi ovviamente hanno certo scelto questo, ma onore ovviamente alla Vissa Aurelia, perché ha fatto un campionato incredibile, mostruoso. Nel post gara pure ovviamente amarezza da parte di Del Monte. Dispiace uscire poi i calci di rigore, poi vedremo il servizio a breve. Edoardo e Ruggero Vedani? No, a proposito di questo rigore, volevo dire che insomma il portiere, una volta che vede l'attaccante che prende la palla, non è che avanza, insomma, non è che prende altro spazio, lui si ferma, poi l'attaccante, certo, giustamente venendo da là, gli va addosso, quindi ci può stare. Quindi insomma, ci può stare anche non darlo. Il non rigore. Benissimo. Quindi diciamo che c'è un po' di equità. Contucci, dottor Contucci, Fondazione Fabiano Gesù, un suo commento da sportivo? È che non c'è il VAR. Purtroppo. Quindi l'arbitro è più solo. È vero, quindi è onore, quindi finale sarà ovviamente nuova Dottor Testa e Tour di Quinto al Galli di Cerveteri proprio giovedì 25 aprile alle ore 16, giusto Edoardo D'Angelo? Perfetto. Perché così lontano? Perché così lontano, dice il presidente De Santis, non lo so, sarebbe da chiedere al comitato. Campi. Non lo so, forse perché dice la gente magari va a mangiare al Cerveteri e poi forse quello, non lo so, oppure al bambino Gesù. Hanno fatto un accordo. Infatti, però purtroppo... Ci stanno gli street food lì sotto. La sede dei campioni, delle finali è sempre veramente un terno all'otto, poi le scelte tante volte non accontentano tutti. Ma pure i ragazzi stesso, infatti. No, ma non perché... Presidente, siamo in chiusura quindi della prima parte, ora ci sono altri ospiti, parla di eccellenza e promozione, avremo un collegamento dopo da Soriano del Cimino con l'allenatore proprio della Sorianese, del Canudo, oggi si è laureato campione con quei suoi ragazzi, quindi tornano in eccellenza dopo diversi anni. Siamo ai saluti, partire da Alessio De Santis, quindi Torrenova in continua crescita, la prima squadra pure, l'obiettivo è quello di tornare in eccellenza dopo la parentesi l'anno scorso? Sì. Il prossimo anno? Il prossimo anno ci riproveremo, quest'anno abbiamo strutturato qualcosina e quest'anno ci riproveremo. Bene. Ci proveremo più che altro, io se devo barattare un pochino è chiaro che vorrei qualche titolo con le giovanili, no? Perché certo, sai, eccellenza, promozione è sempre un po' il giocattolo del presidente, però il resto è la crescita importante di ragazzi. Secondo me, le soddisfazioni vere giovane arrivano nel settore giovanile. Io baratterei domani subito. È vero. E poi torneo Ghigiarelli, ricordiamolo, quindi terza edizione, Under 17, 20 maggio, 16 squadre. 16 squadre, un torneo importante, il 3 maggio, come avevo parlato già con Raffaele, ci sarà la presentazione, importante, sì, dove voi sarete presenti, verranno riprese la maggior parte, tutte le gare verranno riprese, è un'organizzazione importante, ci stiamo muovendo con la famiglia, è giusto che ridiamo continuità a qualcosa che per noi ci apparteneva, perché io sono legato profondamente al ragazzo, l'ho allenato io. È stato un periodo un motivo in più per fare questo momento. Complimenti, quindi saremo presenti e quindi grazie a Alessio De Santis, presidente Atletico Torrenova, in bocca al lupo per questo proseguo di stagione, e anche Beppe Iola con i tuoi ragazzi under 15. I miei ragazzi, tra l'altro mio figlio l'ha vinta qualche anno fa proprio con la tua telecronaca, come no, è stato quasi detto capocannoniere. Sì, è vero, bravissimo ragazzo, quindi in bocca al lupo anche a tuo figlio. Grazie. Daniele Laureti, presidente Gesis, in bocca al lupo per la tua Gesis e per il grande evento 19-20 giugno Roma, Caput, sport e impiantistica allo Stadio dei Marmi. Sì, io invito tutte le società di calcio, ma non solo, tutte le famiglie a partecipare, perché sarà un grande evento veramente di sport e di solidarietà e soprattutto di inclusione sociale. E se, come abbiamo detto, ingresso gratuito, però una donazione, perché no, ovviamente alla Fondazione Bambino Gesù, oggi rappresentata dal segretario generale Niccolò Contucci, che ringraziamo ovviamente, quindi un appello che vogliamo farlo, insomma, di sostenere ovviamente. Naturalmente ringraziamo voi dell'ospitalità, Daniele Laureti e Gesis, per coinvolgerci anche in occasioni come questa di comunicazione al grande pubblico. Ricordiamoci che tante delle nostre attività possono essere sostenute solo dalla generosità delle famiglie e saremo lì. Se qualcuno vorrà esserci ed essere generoso, saremo molto felici.
È vero, grazie invece a voi per quello che fate, veramente, perché veramente è fondamentale. Quindi Fondazione Bambino Gesù, grazie a Ruggero Caetani, grazie Edoardo D'Angelo, ci vedremo domenica prossima con altri verdetti, i playoff e la finale ovviamente Under 19. Ora il servizio proprio della semifinale Tor di Quinto Vista Aurelia, poi cambieremo ospiti con l'angolo per promozione eccellenza, il mister del Pomezia Stefano Scaricamazza con il capitano Marco Lopinto e in collegamento proprio Stefano Del Canuto della Sorianese. Quindi servizio, pubblicità e poi studio per promozione ed eccellenza. Grazie agli ospiti della prima parte. Grazie. Alle Muracciole di Aranova si gioca la semifinale tra Tor di Quinto e Vista Aurelia. Da una parte la storia del Tor di Quinto, dall'altra il sogno del Vista Aurelia. Il match è infuocato e parte subito con il gol del Tor di Quinto con Picchio che serve Chiappini che si gira da vera prima punta dal limite dell'area e segna il gol dell'1-0. Il pallone trova la rete, mescola il 9, il Tor di Quinto trova il vantaggio, risponde a stolfi di testa ma non è preciso. Poi ancora il Tor di Quinto con Reale, esce Valentini bene, poi il 4 spara troppo alto. Primo episodio del match con Punzi che viene atterrato da Vaccarelli. Per il direttore di gara si può giocare, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Allora ancora Punzi contro Vaccarelli, tunnel del 9, mette dentro ma Brizioli anticipa troppo l'appuntamento. Il secondo tempo parte ancora meglio del primo con Zapler che strozza troppo di sinistro, poi Porfini la mette dentro a Stolfi ma para Di Martino. Grandissima occasione, grandissima parata dell'estremo difensore del Tor di Quinto che risponde con Valentini che prende il palo di sinistro e poi Chiappini non è preciso. Ancora Vista Aurelia che vuole il gol del pareggio ma Savioli calcia di sinistro in maniera imprecisa e poi Cerrato già dall'altra parte sbaglia clamorosamente da pochi passi. Nel calcio si dice gol sbagliato, gol subito, ed è così con Acerno che la mette dentro e a Stolfi che ci aveva già provato sia nel primo tempo che nel secondo. Si crea il gol del pareggio, il pallone trova la rete e il Vista Aurelia trova il gol dell'1-1. Partita bellissima che viene segnata ulteriormente da questo secondo episodio dentro l'area di rigore con Punzi che si invola, Di Martino lo abbatte, anche in questa immagine possiamo rivederlo. Il fallo non fischiato al numero 9 del Vista Aurelia, molto perplesso sia Del Monte che tutti i calciatori della Vis. Ai calci di rigore il Tor di Quinto è infallibile mentre la Vista Aurelia sbaglia con Punzi che incrocia con Di Martino che para e con Pompili che apre il piattone destro, ma ancora una volta Di Martino è bravo addirittura a bloccare la conclusione. Il Tor di Quinto vola in finale e si giocherà il tutto per tutto e il titolo contro il nuovo Tor Tre Teste. Auto di enti pubblici oltre che privati. MR Auto è anche un centro pneumatici. Disponibilità, cortesia, competenza, tutte al vostro servizio. Autolavaggio interno ed esterno. Tutte le auto verranno riconsegnate e sanificate e igienizzate con ozono. MR Auto è a disposizione per servizio noleggio auto a breve e lungo termine e non solo, anche vendita di nuovo e usato garantito. MR Auto, non una semplice officina. Prendiamo questo pianeta dai nostri genitori e lo prendiamo in prestito per i nostri figli per restituirglielo più pulito. Rispetta l'ambiente. Scegli Bizzaglia per un pianeta più pulito.
Abete dal 1958 a Roma è il regno del legno. Vendita di porte per interni e blindate, finestre in legno, PVC e legno alluminio, parquet in essenza e in laminato. Servizio di trasporto e posa con installatori specializzati. Abete è anche arredamento e strutture per esterno. Vieni a trovarci per un preventivo gratuito presso il nostro showroom di Via Casal del Marmo 706 o visita il nostro sito www.abetesrl.it. I fight violence against women. Io la contrasto. Io la contrasto. Io la contrasto. Seconda parte di Sport in Oro, quindi tanto settore giovanile, che ho tanti verdetti e poi anche tanta Under 19, con noi anche la Fondazione Bambino Gesù, quindi che ringraziamo. Ora promozione ed eccellenza in studio, abbiamo due rappresentanti, insomma, e che rappresentanti del Pomezia Calcio. È un piacere riaverti qui con noi, mister Stefano Scaricamazza del Pomezia Calcio. Buonasera, buonasera. Buonasera mister, quindi sei tornato quest'anno a Pomezia dopo la parentesi Colleferro, però sappiamo che a Pomezia vi ha lasciato un ricordo incredibile, vittoria del campionato, poi purtroppo quel girone insomma a tre, vittoria playoff con il Livorno, Pomezia che torna in Serie D, poi ha scelto insomma andare a Colleferro e sei tornato voluto fortemente insomma dal padrone, al direttore e anche da tanti ragazzi, io so, perché quello che hai lasciato è quello che fai ovviamente, quindi ad oggi però la classifica insomma vede il Pomezia non tra le prime due. Ad oggi sì, domenica andremo a giocarsi una partita molto importante, in questo momento siamo tante squadre che nell'arco di due punti dopo i risultati di oggi siamo tutte lì e speriamo di poter fare una grande partita domenica. Ne parleremo ovviamente, poi oggi vittoria insomma importante contro il Civitavecchia, sei andati sotto e poi insomma alla fine proprio avete riacciuffato grazie alla doppietta di Costantini, quindi tre punti che fanno bene soprattutto in vista di questo big match di domenica. Sì, è stata una partita dura, una partita che mentalmente ci ha un po' stressato, però i ragazzi sono stati bravi che a tenere duro fino alla fine, a riuscire a prendere tre punti importanti, visto i risultati che poi sono usciti fuori nell'arco della giornata. È vero. Chi oggi purtroppo non stava in campo, stava in tribuna, ahimè anche con bomber Luca Tetica, a quale va il mio abbraccio, tutto lo studio, tutta penso chi ama il calcio, perché si sottoverrà proprio un'operazione in settimana, quindi in bocca al lupo a Luca Teti, il capitano del Pomezia Calcio, Marco Lopinto. Buonasera Marco, buonasera. Ma hai detto io non mi metto la giacca, questo è il tuo stile. No, ecco. Sono venuto proprio come se fossi stato sotto casa. Oggi in tribuna perché eri squalificato ovviamente, quindi vittoria doveva essere, vittoria arrivata e domenica questo big match, mancano due finali. Sì, vabbè, mancano due partite, sono due partite importanti, ma domenica ci andiamo a giocare il tutto per tutto in casa della V3. Siamo contenti perché poi arriviamo a queste ultime due finali che ci stiamo ancora giocando qualcosa, quindi
siamo pronti per domenica. Anche se so che siete contenti, sì, però forse ad oggi, a detta di tanti, forse il Pomezia doveva stare tra quelle due, non tra le quattro. Sì, forse potevamo fare qualcosa in più, però ripeto, siamo ancora in tempo, dobbiamo andare domenica lì, fare la nostra partita e poi vedere quello che succede. È vero, quello sicuramente, poi analizzeremo, quindi buonasera a Francesco Mancini. Buonasera Filippo e buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, promozione, abbiamo già il primo verdetto, quindi Sorianese torna in eccellenza, a breve avremo anche in collegamento proprio mister Stefano Del Canuto. Oltre a quello, cosa è successo? Sì, abbiamo un primo grande verdetto, la Sorianese, abbiamo appunto intitolato Sorianese sei grande, rossoblù di nuovo in eccellenza, perché è arrivata l'ufficialità della vittoria del girone A di promozione. Il Fiumicino vince ancora, verdetti rimandati, dovrà aspettare forse ancora una giornata la squadra di Lodi per festeggiare. Sporting Montesacro d'orgoglio, Iannotti adesso ci crede, veramente una striscia positiva quello dello Sporting Montesacro, adesso addirittura al primo posto scavalcato il Pagliano. Il Rieti vince a casa, altri tre punti per Ferazzoli perché non si è presentato il Torlupare, sì, quindi infatti è arrivata comunque altri tre punti che avvicinano il Rieti alla vittoria. Sì, eccellenza invece Edoardo Canepone, buonasera. Buonasera Filippo, oggi al campo Roma per Romulia Montespaccato. Sì, una partita che ha visto festeggiare la Romulia nonostante il pareggio, perché in questo punto la squadra di Cervera prende la salvezza matematica diretta. Poi nelle interviste post gara che trovate sui nostri social vedrete anche la festa dei ragazzi con il mister che era soddisfattissimo. Tra i titoli che vedo che sono partiti ho pensato di mettere è bagarre totale, perché effettivamente nei due gironi, girone A e girone B, le squadre si sono di nuovo accorciate le distanze dai primi posti, perché frenano V3 Maccarese, Montespaccato, Unipomezia e Terracina. Addirittura l'Unipomezia perde a Monte San Biagio nel girone B, Terracina, V3 e Montespaccato pareggiano. L'Amatrice Rieti che aggancia la vetta del girone A, con le chance invece buttate per Gaeta che perde a Ferentino e Certosa che non va oltre l'1-1 alla Procalcio Corsa Pienza, occasioni per accorciare sul secondo posto, mentre Pomezia e Lodigiani ora è lecito sognare, perché sembravano potessero essere ormai un po' staccate dalla lotta al primo posto, invece i risultati delle ultime giornate hanno favorito rossoblù e biancorossi, che sono riportati davvero a pochissimi punti dal sogno Serie B. Questo è quello che ha detto la giornata, insomma la 32esima per quanto riguarda l'eccellenza e poi anche per la promozione. Dovremmo avere in collegamento anche mister Stefano Del Canuto, ma prima arriva già subito un messaggio per i nostri ospiti, proprio dal patron Alessio Bizzaglia del Pomezia, quindi dare un abbraccio al mio capitano, sono orgoglioso di lui come giocatore ma soprattutto come uomo, gli voglio bene, quindi Alessio Bizzaglia al suo capitano ormai da quante stagioni? Ormai sono sei. Sei stagioni, quindi capitano del Pomezia Marco Lopin. Quello che ci lega a me e lui non è una cosa che devo dire, lo sanno tutti quanti, gli voglio bene anche io e il nostro rapporto oltre al calcio, per calcio viene dopo. Siete due persone proprio dal cuore grande e poi anche ovviamente il padrone, un saluto anche a Stefano Scaricamazza, grandissimo professionista. Grazie. Da parte del padrone Alessio Bizzaglia. Quindi abbiamo il collegamento con Stefano Del Canuto? Sì. Eccoci mister. Sì, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera, quindi campione del girone A di promozione, complimenti, facciamo un applauso veramente a tutto lo studio. Grazie. Alla Sorianese che si laurea campione, quindi mister, innanzitutto grandissima cavalcata, era l'obiettivo che vi eravate prefissati, quindi è arrivato, penso, gioia immensa da parte tua, di tutto il tuo staff, dei giocatori e della dirigenza e della città intera. Beh sì, una soddisfazione enorme, hai detto bene, della città intera, perché la soddisfazione più grande almeno fino ad oggi era quella di aver riportato in un paese dalla grande tradizione anche calcistica come Soriano, aver riportato già un grande entusiasmo, il che ci aveva già resi orgogliosi e soddisfatti sia noi, diciamo, della parte tecnica, quindi la squadra e lo staff, ma anche della società. Diciamo ci eravamo prefissati di fare un bel campionato, poi chiaramente l'appetito va mangiando, ci siamo resi conto che potevamo dire la nostra fino alla fine, così è stato e è ovvio che oggi c'è una soddisfazione immensa sia da parte mia che da parte della società di Moreno Porta e di tutto l'ambiente rossoblù. Infatti, comunque è una squadra importante, con nomi importanti, abbiamo anche delle immagini che giustamente hanno mandato il nostro Francesco Mancini, quindi la regia può farle vedere, eccole qua, quindi festeggiamenti qua proprio a fine gara, nello spogliatoio qua eravamo a Ronciglione, vero mister? Quindi oggi vittoria è arrivata in trasferta. Sì.
Sì, eravamo a Ronciglione, è stata una partita, come giusto che sia, molto combattuta, perché Ronciglione ha fatto, seppur ormai in una situazione classifica tranquilla, ha fatto una partita gagliarda, ci ha messo in difficoltà e alla fine devo dire che è stato meglio così, perché ha reso la mattinata ancora più soddisfacente. Non era assolutamente scontato e facile, come hai detto tu, ho la fortuna di guidare una squadra dai grandi valori. So che sono frasi fatte quando si vincono i campionati, però la realtà è questa, un bel gruppo. Sì. Adesso ha inquadrato insomma il DS Moronti, che è il deus ex machina di questa squadra, e tanti giocatori importanti come Lazzarini, Giurato, che Andreoli, che quest'anno sono venuti ad aiutarci. Ovviamente poi a dicembre è venuto anche Carlo Alessandri, Gianluca Polidori, insomma, che conoscete bene, e ci hanno dato una mano importante. Un'ossatura importante, come dicete, quando si vince tutti, forse quando si perde purtroppo si trovano i colpevoli, invece quando si vince tutti salgono sul carro, ma come è giusto che sia. Qua abbiamo anche un allenatore vincente come te, insomma, Stefano Scaricamazza, anche lui ha vinto il campionato di promozione con la Valle del Tevere, mi ricordo, ha vinto l'eccellenza, e quindi anche lui ti fa i complimenti, mister, complimenti penso... Saluto Stefano. Saluto Stefano, saluto anche il capitano Marco Lopinto. Esatto, stanno facendo tutto un grande cammino. Grazie, mister. Quindi un grande in bocca al lupo. No, non vi invidio, perché per me è finita oggi e sono contento. Infatti, anche se mancano queste due partite, ovviamente penso che la Sorinese onorerà fino alla fine, no? Assolutamente sì, certo. Quindi grandi festeggiamenti stiamo avendo qua in piazza Soriano. Poi io questa piazza la conosco bene, ci ho giocato. Io invece ho lottato per salvare la Sorianese con mister Lauretti, arriviamo a una salvezza proprio insperata. Quindi è una piazza che mi lega veramente particolarmente tanto, si mangia molto bene, quindi complimenti, immagino che in settimana festeggerete alla grande. Francesco Mancini, una domanda per il mister, tu che l'hai seguito tutto l'anno. Sì, innanzitutto complimenti anche da parte mia, ho avuto modo di grazie vedere... Francesco. Ho avuto modo di vedere soprattutto con la vittoria dell'Urbe Tevere. Questo campionato passa anche un po', secondo me, dalla vittoria negli scontri diretti, da come vi siete comportati negli scontri diretti. Qual è invece, secondo te, la partita più importante dove veramente vi siete resi conto di poter vincere il campionato in questo rush, anche soprattutto nella parte iniziale con l'Urbe Tevere? Ma guarda, anzitutto mi preme sottolineare che sono state delle competitor eccezionali, perché comunque in questa purtroppo campionato di promozione che premia solo la prima, non ci sono playoff, quindi da qualche anno, quindi è un po' sconveniente, no? Una volta c'era sempre la strada d'uscita, e purtroppo da qualche anno è così, però dobbiamo rendere merito al Tolf, all'Urbe Tevere, ma anche allo stesso Palocco, che è stata secondo me una delle grandi sorprese del girone, e al Santa Marinella. È vero. E però devo dire, ma senza nessuna presunzione, che comunque vincere gli scontri diretti sia all'andata che al ritorno è chiaro che ha fatto tutta la differenza del mondo. Ciò nonostante, noi il periodo invernale abbiamo avuto qualche piccola defaillance, un pareggio in casa, una sconfitta, qualche sconfitta insomma che ci ha tolto punti, eravamo addirittura andati sotto di 6 punti rispetto all'Urbe Tevere, e c'è stata veramente una grande forza, sottolineando anche il fatto che siamo andati avanti l'unica del girone in Coppa Italia fino ai quarti, eliminati ai rigori da mister Porcelli dell'Ottavia. Quindi abbiamo fatto un percorso anche difficoltoso facendo molte partite, però c'è stato un girone di ritorno meraviglioso, il che mi fa molto felice, perché anche qualche anno fa con la Corneto c'è stato lo stesso girone di ritorno con quasi tutte vittorie, quindi sono veramente contento. Hai fatto bene, mister, a sottolineare questo passaggio, insomma, che quindi a un certo punto della stagione la Sorinese non era prima in classifica, anzi erate distanti 6 punti, quindi vuol dire che si è fatto quadrato, striscia positiva incredibile, si è vinti tanti scontri diretti, e quindi il risultato è Sorianese 71 punti e meritatamente promossa in eccellenza. Quindi veramente complimenti, mister, a tutta la redazione di Sport in Oro, ovviamente dal nostro direttore Raffaele Minichino, e quindi fa piacere ritrovare il prossimo anno la Sorianese in eccellenza, quindi complimenti ancora, mister, a te, ai ragazzi, alla città, alla presidenza e allo staff tecnico.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. È stata una bella stagione e ne siamo veramente molto molto soddisfatti. È vero, grazie, quindi buoni festeggiamenti e buon finale di stagione con queste ultime due partite, insomma, che vi aspettano. Grazie a mister Stefano Del Canuto, campione del girone A di promozione. Quindi anche Francesco saluta. Quindi girone A che ha detto questo, quindi Sorianese vince e niente, ormai i giochi sono fatti. Per le parti basse di classifica? Per le parti basse c'è un altro verdetto, perché era già retrocesso il Castel Sant'Elia, oggi è retrocesso anche il Canale Monterano, perdendo proprio lo scontro con lo stesso Castel Sant'Elia, che quindi nonostante la retrocessione già ottenuta ha onorato la partita. Nelle parti alte appunto la Sorianese vince approfittando della caduta dell'Urbe Tevere, anche piuttosto pesante, contro il Fregene Maccarese, ormai vicinissimo alla salvezza diretta. Il Tolfa invece pareggia con la Nuova Pescia Romana, quindi questi due risultati hanno premiato la squadra di Canuto. Girone B invece, che conosce bene, che ha vinto proprio con la sua Valle del Tevere, giusto? Sì, mister Scaricamazza, mi ricordo, annata anche là, incredibile, quindi bei ricordi. Qua Rieti ovviamente primeggia, quindi tre punti di... in avanti, sì, se diamo già la vittoria col Tor Lupara, che dovrebbe arrivare, Rieti ha anche 6 punti di stacco, quindi ormai manca veramente pochissimo. Nel prossimo turno con il Valle del Peschiera, il Rieti in casa potrebbe assicurarsi insomma la vittoria del campionato. Oggi non ha giocato nemmeno il Monte Rotondo, che riposava. Il Valle del Peschiera, io ho sentito mister Pezzotti in settimana, veniva da 9 risultati utili consecutivi, è ancora in lotta per il terzo posto, oggi però ha perso con il Sette Bagni, insomma ha peccato forse un po' di inesperienza, perché il Valle del Peschiera è un gruppo nuovo per la categoria, mentre il Sette Bagni è già ben collaudato in questo giro. Però bella stagione, ecco, quindi Rieti che primeggia, Rieti allenata poi da Fabrizio Ferazzoli, insomma ex allenatore insomma del Pomezia, quindi penso che un in bocca al lupo al mister, che lo possiamo fare, sì, mister, no, capitano Lopinto. Mi auguro da vincere, poi mister... l'ho sentito poco tempo fa, una persona, una grande persona. Secondo te c'entrerà l'obiettivo? Secondo me sì, è una squadra forte, poi lui è preparato, quindi... Certo. Ce l'avrà. Mister Scaricamazza, Rieti centrerà l'obiettivo? Ma penso che sì, manca talmente poco che penso sia quasi... l'obiettivo. Quasi in harakiri se non riuscisse a vincere il campionato. Arrivano dei messaggi, Edoardo Canicone? Sì, in realtà più di uno. Sì. Li leggo, innanzutto grazie ovviamente perché ci mettete in difficoltà per ne leggerli tutti. Bene, bene. Buonasera, sono Lorenzo Marcucci, volevo fare i complimenti per l'outfit di alto livello al nostro capitano Marco Lopinto, ma non è l'unico messaggio sull'outfit, perché arriva un saluto al capitano. Ha giocato Lorenzo Marcucci, vero? No. Infatti abbiamo vinto. Ecco, questa è la battuta di Marco Lopinto. Un saluto al capitano e complimenti per l'outfit da Emanuele Gasbarra. È tutto bello, ma commentiamo la maglia di Lopinto da parte di Giulio. E poi chiudiamo con questo un saluto speciale a due persone come Scaricamazza e Lopinto, con cui ho condiviso dei momenti magici. Sei unico capitano, il resto è noia. Stefano Gallo. Bene, Stefano Gallo insomma ha scritto pagine importanti a Pomezia, ora sta scrivendo pagine importanti con la sua Lodigiani, quindi un saluto a Stefano, insomma tu era il tuo compagno di tanti viaggi, vero? Di merenda. Sì, di merenda proprio. Stefano ce lega, un'amicizia forte. Guarda, ho sentito 3 minuti prima che entravo qua, quindi lui lo sa che è il nostro rapporto. Eppure mister Scaricamazza, insomma, lo conosci bene, mi ricordo dopo contro il Livorno fu decisivo, ma non solo tutta l'annata, insomma, quindi uno dei pilastri. Sì, ma è stato uno dei pilastri, poi... me lo sono portato anche a Colleferro, quindi c'è una grande stima soprattutto del ragazzo, perché è un ragazzo straordinario, un ragazzo sempre pronto a mettersi in discussione, sempre pronto a dare quel qualcosa in più per la squadra. Sì. Invece per quanto riguarda il girone C, dove il Fiumicino, quindi c'entra la vittoria numero? C'entra una importantissima vittoria battendo l'Ottavia per 2-0 oggi. Non sei preparato sulle vittorie del Fiumicino? Mi cogli impreparato, sul numero di vittorie no, però oggi è arrivata insomma un successo importante con l'Ottavia, con i gol di Forcina, il primo centro di Clementucci dal suo insomma arrivo appunto con il Fiumicino, una vittoria che permette ai rossoblù di rimanere con un punto di vantaggio sul Grifone, che oggi ha vinto in scioltezza. Una buona prestazione degli uomini di Giovanni, con doppiette di Pilato e di La Rosa, ha espugnato appunto il campo del Morandi. Bastano comunque 3 punti alla squadra di Lodi, che nel prossimo turno potrebbe certificare il primato e quindi l'accesso in eccellenza. Per il terzo posto certificato la Vigor per Conti con la vittoria con il Rocca Priora, che probabilmente nel momento in cui si è resa conto di non poter vincere il campionato è andata un po' in calo. Sono in basse, Francesco?
Nelle zone basse il Velletri retrocede, quindi un altro verdetto. Dopo 2 anni di permanenza in promozione, il Velletri retrocede aritmeticamente in prima categoria. Bene, invece Marco Lopinto, tu ovviamente grifone, ci sono due, insomma, allenatore di Giovanni con cui hai vinto un campionato, proprio mi ricordo, insomma, promozione con il Monte Spaccato, e tuo zio, insomma, Marco Lopinto, come te, direttore. Certo. A un certo punto erano a più 12, se non sbaglio, vero? Più sì, 12. Sì, sì, ora 13, ritrovarsi più 13 punti. Ecco, a meno 1 con una partita già giocata in più rispetto al Fiumicino. L'hai sentito personalmente? Che idea ti sei fatto? Cosa è successo? Beh, ci parlo sempre con il direttore, che come detto dal mio zio. Purtroppo secondo me hanno pagato un po' la squadra giovane, quindi hanno sofferto solo nel fatto che stavano là sopra e nel momento importante non sono stati tanto decisivi, quindi adesso si ritrovano a rincorrere un campionato che secondo me ugualmente hanno fatto un campionato stupendo, certo. Perché poi dopo ritrovarsi fino alla fine con una squadra giovane come quella a lottare per il primo posto è sempre un problema. Eppure, ecco, ne passa solo una e poi neanche i playoff, ecco. Là, penso che sia assurdo, mister, è vero? Quest'anno sì, una volta c'era la seconda e la terza che facevano, c'era anche un girone in meno, mi sembra. Sì, sì. Però logicamente far passare soltanto la prima non è una cosa logica. E poi nel retrocedono invece vediamo i colori che abbiamo fatto giustamente nelle ultime giornate delle classifiche, 2 dirette e poi addirittura 2, 4, 6 ai play-out. Cioè, è assurdo, assurdo. L'ultimo giro del girone D dove invece comanda proprio lo Sporting Montesacro di Iannotti. È una rimonta anche qui di 12 punti sul Città di Paliano. Sono ben 36 punti nel girone di ritorno della squadra di Iannotti, che è la 6ª vittoria consecutiva. Oggi ha vinto su un campo molto difficile come quello del Falasche Lavigno, quindi veramente un momento di forma straordinario. Il Città di Paliano aveva riconquistato un po' di fiducia con 2 vittorie consecutive, oggi invece è arrivato un pareggio in rimonta con l'Atletico Torrenova, è riuscito a riacciuffare il pareggio con il gol di Martinoli, che ha sbagliato anche un calcio di rigore. Un momento di leggera flessione che paga il Città di Paliano con questo secondo posto, anche se comunque la squadra di Russo ha una partita in più da giocare, sì, rispetto al Montesacro che riposerà nell'ultimo turno. Il Casabarriera oggi ha vinto in maniera importante, ma ormai è praticamente escluso dalla lotta alle prime posizioni. In coda è ancora tutto molto aperto, il Colonna è già retrocesso, sottolineo l'ennesimo risultato utile, il 5º risultato utile consecutivo dell'Atletico Vescovio, che in rimonta si è ben comportato e adesso è quasi fuori, insomma, dalla lotta, si è almeno assicurato il play-out in casa. Oggi vittoria importante col Tecchiena, ma è una lotta molto molto accesa quella in quella zona. In questo girone sì, ancora tutto aperto per il primato, perché ovviamente può succedere di tutto. In settimana hai sentito proprio mister Leone della Polisportiva De Rossi, vero? Sì, quello per il girone C. Sì, della, il girone della C, categoria, certo. E Pezzotti per la Valle del Peschiera. Sì, invece, sì, sì, due belle interviste, insomma, diciamo, anche proiettati sul futuro. Con oggi Leone ha ottenuto un bel pareggio, anche qui la Polisportiva De Rossi è comunque speranzosa di poter addirittura aspirare alla salvezza diretta. Con il mister si era posto l'obiettivo di giocare almeno il play-out in causa dal suo arrivo, dove aveva trovato una squadra un po' in difficoltà. Cesco, il tempo stringe, quindi ricordiamo che la finale di Coppa Italia invece è ovviamente Atletico Morena Ottavia, si giocherà a Civita Castellana proprio sabato 18 maggio, giusto? Sabato 11 maggio. Quindi questa finalissima da non perdere. Passiamo all'eccellenza. Prima di passare all'eccellenza, ovviamente ci teniamo, insomma, vedremo ora un videomessaggio da parte del presidente Gabriele Gravina, che ricorda a tutti, insomma, gli abitanti, ma non solo, di Monte Spaccato, che proprio oggi riparte, prendi quota, scala il monte. Dal 21 aprile riparte la compagnia di azionariato popolare del gruppo sportivo Monte Spaccato. Vediamo il videomessaggio che, grazie al Monte Spaccato, insomma, mandiamo in anteprima noi di Sport in Oro, del presidente federale della FIGC Gabriele Gravina. Prendi quota, scala il monte è una campagna che va molto oltre il significato sportivo. Rappresenta una vera e propria testimonianza di legalità e soprattutto un'iniziativa di sensibilizzazione sociale che abbraccia lo sport per ricomprendere tanto altro, a partire dalla riqualificazione di uno dei quadranti più complessi della periferia romana. Rappresenta un modello educativo che va diffuso e valorizzato. Per questo la nostra federazione, la Federazione Italiana Gioco Calcio, sostiene l'iniziativa di azionariato popolare
dell'Asilo Savoia e del gruppo sportivo Monte Spaccato, con l'obiettivo di far diventare il programma Talento e Tenacia un importante esempio diffuso di riscatto, ma soprattutto di coscienza civica. Questo è il videomessaggio di Gabriele Gravina, quindi parole importanti, giustamente per una causa nobile, tutto quello che si sta facendo proprio a Monte Spaccato da parte dell'asilo Savoia, quindi premio Talento e Tenace, e riparte Tenacia, invece il nostro operatore mi giustamente fa ride, quindi riparte oggi 21 aprile 2024 la campagna di azionariato popolare del gruppo sportivo Monte Spaccato, la prima e unica società dilettantistica a Roma ad adottare una forma di gestione societaria in grado di assicurare partecipazione, inclusione e sostenibilità. Ovviamente è possibile sottoscrivere la propria quota o incrementare quella già sottoscritta nelle precedenti campagne a partire dal 21 aprile, quindi da oggi, o recandosi direttamente presso il centro sportivo Don Pino Puglisi in via Stefano Vai 41 o contattando la segreteria organizzativa al numero 351 64 15 860 o tramite mail a segreteria@montespaccatocalcio.it. Quindi complimenti ancora una volta, insomma, al Monte Spaccato, quindi prendi quota, scala il monte. Marco Lovinto, sappiamo, insomma, tu sei legato al quartiere Monte Spaccato, sei cresciuto proprio là, hai giocato, quindi una notevole iniziativa. Sì. Beh, questa è la risposta di Marco Lopinto. Bene, allora passiamo al calcio giocato, quindi eccellenza, 32esima giornata, girone A, Edoardo Canepone. Che cosa ha detto questa 32esima giornata del campione di eccellenza girone A? È successo che si sono rimescolate un po' le carte, perché la Matrice Rieti, adesso la vediamo in vetta alla classifica, perché vince un po' fatica e un po' sorpresa a fatica contro la City Internet Academy, addirittura fino al 60esimo circa 0-0, poi il gol di Rossi e nel finale quello di Sarrizzo regalano lo 0-2. Ricordiamo che Filipe era caduto addirittura 9-0 col Monte Spaccato, sì. Quindi ha fatto troppa fatica secondo me il Rieti, non so poi bene la partita come si è andata, ha rischiato davvero il tracollo, la V3 Macrese di Colantoni, tra l'altro oggi compleanno, ricordava Francesco Mancini, quindi gli auguri in diretta a mister Francesco Contadi, che non ha festeggiato con i 3 punti però ha festeggiato con una buona rimonta, che fa capire che comunque la squadra c'è, presenta l'ennesimo gol di Damiani, che continua a far siglare record su record, era sotto 3-0 a Viterbo con la foul Cimini, e recupero tutto nel finale al 72esimo in poi, 3 gol dei bianconeri e 3-3, Monte Spaccato che va sotto al campo Roma, recupera 3 minuti dopo, vedremo il servizio della partita terminata 1-1 con anche occasionissime finali per la squadra di Bussone, che però non è riuscita a trovare i 3 punti. Il Pomezia che vince ancora nella finale, non è la prima volta che succede in queste ultime giornate, e rosicchia questi punti, e quindi le prime 4 si ritrovano adesso a 2 giornate dalla fine a 2 punti di distanza, campionato bellissimo. Sì. E quanto riguarda la coda, velocissimamente, sì. Romulia salva matematicamente, basta un punto alla Luis, questo perché per la forbice che divide la sest'ultima dalla terz'ultima, l'Audace a 26 punti potrebbe arrivare massimo a 32, e quindi con la Romulia sarebbero già 9 punti di vantaggio, la Luis ne basta solo uno per festeggiare la salvezza. Complimenti quindi alla Romulia, che proprio mi ricordo era novembre, insomma, Stefano Scrivazzi ancora non c'era, e vinse proprio 3-0 con il Pomezia, quindi insomma, pesante sconfitta in quell'occasione al campo Roma, quindi complimenti a Romulia che c'entra l'obiettivo da neopromossa, quindi neopromossa mister promossa, giovanissimo, sì. Cervera, quindi complimenti alla società di Nicola Vilella, di mister Cervera e tutti i ragazzi, mister Stefano Scaricamazza, quindi oggi questa vittoria con il Civitavecchia, la classifica dice quello che abbiamo letto, quindi cosa ti aspetti? Ma mi aspetto 2 giornate ancora più intense di queste 32 che abbiamo fatto fino adesso. Saranno 2 giornate dove 4 squadre si giocano un campionato difficilissimo e un campionato importante con piazze altrettanto importanti. Penso negli ultimi 7-8 anni non si era mai verificato un evento del genere. 4 squadre si giocano un campionato le ultime 2 giornate in 2 punti. È bello così, e dispiace perché vedere queste squadre, ma lo stesso Civitavecchia oggi
Poteva fare di più. Giocarsi un posto e il secondo per i playoff è veramente poco per i valori che ci sono stati in questo girone. Infatti playoff solo una, forse è poco, però c'è un po' di rammarico, soprattutto gli ultimi due scontri diretti con il Rieti in casa e con il Montespaccato, due pareggi, forse là, ma poi il Pomezia che si è vista, quindi il Pomezia che poteva vincere tranquillamente, addirittura poi poteva perdere per come sono andate ogni partita va a sé, c'è un po' di rammarico perché forse là almeno 4 punti rispetto a 2? Ma guarda, il rammarico c'è nella partita di Rieti, perché penso che lì il Pomezia ha fatto una partita molto importante in uno scontro diretto. Eravamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo avuto occasioni per chiuderla, poi una piccola disattenzione, ecco, è stato il pareggio per il calcio di rigore. Ma io penso che ai ragazzi, da quando sono arrivato io, sotto il punto di vista dell'atteggiamento, gli si può imputare soltanto il secondo tempo di Aurelio Antica. Poi il resto hanno fatto partite importanti, hanno fatto risultati importanti, ma gli stessi, come detto, dei scontri diretti sia sul Monte Spaccato e Rieti, hanno fatto questi ragazzi due partite veramente giocate alla grande. Meritavamo qualcosina di più, siamo stati poco bravi noi a sfruttare l'occasione che avevamo creato, però penso che a questi ragazzi si può imputare soltanto il secondo tempo di allora. E forse quell'inciampo con il Villalba o Cresmoca in casa, forse? Sì, per il risultato sì, però io parlo, cioè, sì, per il risultato sì, perché non si sono presi dei punti, però per la prestazione che era stata fatta, per la poca lucidità, la poca cattiveria sottoposta, ci è costato la sconfitta. Però come atteggiamento, ripeto, che poi la domenica i risultati fanno fede a questo, gli si può imputare soltanto quel secondo tempo. Però mancano ancora queste due partite, quindi ancora la classifica dice tutto può succedere, è un gioco di incastri, quindi è aperto tutto. Capitano, ovviamente voi ci credete, andrete in casa della Maccarese, all'andata già battuta, anche con un risultato pesante, insomma, mi ricordo, giusto? Quanto sì, finì? 5-1, quindi 5. Andrete là. Oggi il Pomezia priva anche di Corsetti, purtroppo per influenza, quindi sarà priva ovviamente di Luca Teti, torna il capitano, tornerà Corsetti, quindi insomma sarà una partita da tripla. Come ha detto oggi mister Colantoni, no? ha scritto che ci sarà una guerra, quindi sarà una partita importante. Sotto però è bello giocare queste partite. No, è che noi che facciamo questo lavoro, tra virgolette, cioè, queste partite sono la cosa più bella che possiamo giocare, quindi già, ci alleniamo durante la settimana col mister che ci fa lavorare tanto e saremo sicuramente pronti domenica per la partita. Marco Lopitto, sappiamo che tutti gli allenatori che sono passati a Pomezia sono sempre molto legati a Marco Lopitto come giocatore, ma come uomo. Penso che anche se il Pomezia insomma sta là, anche il mister Scaricamazza l'ha riconosciuto tante volte, gran parte, cioè merito anche di chi c'è stato prima, quindi di mister Gagliarducci, che ovviamente insomma fino a dicembre il Pomezia andava molto, cioè tanti punti sono stati fatti anche con Gagliarducci, quindi penso è giusto nominarlo. Cioè come no, certo, mi sembra che con mister siamo stati ben parte del campionato per in classifica, quindi sicuramente i meriti vanno anche a lui, un saluto, sicuramente sarà a vedere la trasmissione. Certo, sicuramente, salutiamo tutti e quindi ora andiamo a vedere subito il servizio, quindi Romulia a Monte Spaccato, questa bella partita, vero? Beh, soprattutto nel secondo tempo, primo tempo un po' bloccato, secondo invece occasioni da una parte e dall'altra, un paio grossi per il Monte Spaccato. Vediamoci il servizio, siamo in ritardissimo, quindi il pareggio di Romulia a Monte Spaccato. Un punto che fa felice qualcuno, quel qualcuno è la Romulia di mister Gianluca Cervera, che con l'1-1 maturato al campo Roma contro il Monte Spaccato ottiene la salvezza diretta con due giornate di anticipo per il Monte Spaccato. Occasione sprecata visto il pari della V3 Maccarese nel pomeriggio. Prima dell'inizio della gara un minuto di silenzio in ricordo di Mattia Giani, il calciatore scomparso per un malore in campo durante una gara di eccellenza toscana. Poi il via del match con la prima grande occasione per Vitelli del Monte Spaccato, che fa tutto bene, mette a terra un avversario, poi però calcia fuori. Questa era l'occasione, l'unica del primo tempo. Nella ripresa
Romula più coraggiosa, Amorosino calcia centralmente, è una Romula che però ci prova di più, lo fa anche Ciriaki che al 66esimo calcia, palla alta sopra la traversa, leggera deviazione, importante perché dal corner il cross dalla sinistra, colpo di testa di Capitano Amorosino che batte tassi e porta avanti la Romula. Festeggia il capitano Maia numero 7 per un gol fondamentale nella corsa salvezza. Il Montespacco di Bussone però non ci sta e reagisce appena 3 minuti dopo. Cross girata splendida di Anello, subentrato nel secondo tempo, che corre nella prima metà campo perché il Montespaccato ci crede, vuole ribaltarla. E allora al 77esimo quasi fotocopia, ancora Anello, questa volta più acrobatico, questa volta centrale, tutto facile per Pensa. Clamorosa l'occasione per gli ospiti però all'83esimo, Mancini, palla sull'esterno della rete, solo illusione ottica del gol che fa esultare per un attimo i sostenitori del Montespaccato. Minuto 88, bene Ciriaki che prova a far girare il suo destro, palla che si perde al lato, poi pieno recupero, mischia in aria Amaranto Oro, prova a risolverla ancora Mancini che smorza il tiro centrale tra le braccia di Pensa. Ultima occasione della partita, tipico fischio dell'arbitro, 1-1 che permette alla Romula di festeggiare la salvezza matematica con due turni d'anticipo. Piccola tensione nel finale dove Ciriaki spinge Di Bari e si prende il cartellino rosso che gli farà saltare la prossima partita. Per il Montespaccato invece mani mangiate perché la V3 Maccarese pareggia e perde due punti. E questo quindi ha detto insomma Romulia Montespaccato, bella partita 1-1, quindi complimenti ovviamente alla Romulia che centra la salvezza, invece il Montespaccato ancora in lotta ovviamente per centrare o il secondo o il primo posto, al momento insomma invece dice V3 Maccarese 70 e SS Arrieti appaiate a 70, quindi tutto da giocarsi. Messaggio? Un messaggio, sì, semplice, velocissimo, salutate il ninja. Quei poi rosso-blu. Perfetto, il ninja ovviamente è Marco Lopinto, quindi lo sappiamo bene, giusto? Ecco. Invece è notizia di oggi, quindi un commento anche da parte vostra, per il prossimo anno non ci sarà più l'obbligo dei giovani, insomma, sia in eccellenza che in promozione. Quindi c'è un articolo, è proprio uscito un comunicato, quest'oggi da parte delle canzoni e tanti, è una notizia insomma che potrebbe cambiare tante cose. Mister Scaricamazza, te da allenatore, tante volte schierare per forza dei giovani non è un bene per loro e per... No, ma è una svolta epocale, tra virgolette, no? Quindi il prossimo anno penso ci sarà un'eccellenza che sarà bella da vedere, bella da allenare, bella da giocare per i calciatori, quindi sì. Logicamente dopo tutti questi anni arrivare a una decisione del genere forse fa effetto, fa clamore, però è anche giusto perché poi... in Serie D, se sei bravo, giochi uguale, gli under uguale. Vediamo il Barcellona che gioca con tre ragazzi di 17 anni. Quindi penso che il prossimo anno l'eccellenza sarà forse il campionato più importante. Più importante, è vero, questo sì. Invece Marco Lopinto, te da giocatore, come valuti questa novità importante? Sicuramente è una novità importante, da modo a noi grandi anche di... Il mister fare delle scelte in base pure ai cambi, in base agli 11 che andranno quello che vedi campo. Durante la settimana, non più a questo no, gioco. Pure per i portieri stessi che hanno la possibilità di giocare, tanti certo. Portieri grandi che non possono giocare per questo fatto dell'Andre. Quindi, come ha detto il mister, sarà un altro tipo di eccellenza, sarà un bellissimo campionato. È vero. Questo, insomma, quindi per quanto riguarda questa novità epocale, secondo me, a detta di tutti, invece, prima di passare al girone B, si svolgerà, proprio abbiamo anche una locandina, quindi si svolgerà un importante avvenimento proprio a Vicovaro. Eccola qua, quindi questa partita venerdì 3 maggio, ma non solo la partita, quindi un convegno al quale parteciperanno tante persone, edificare cultura per imparare ad essere umani, a vivere come umani, a meritare il dono della vita. Questo è un po' il messaggio, un evento che resterà a cuore, insomma l'obiettivo di questo grande avvenimento organizzato da Enzimi Associazione su idea di Maurizio Proietti, proprio il direttore sportivo del Vicovaro, e Giusi Ciani con il patrocinio del comune di Vicovaro, grazie al sindaco Fiorenzo De Simone, poi ci sarà la collaborazione ovviamente anche di noi di Rete Oro, la squadra di calcio della SD Vicovaro e Mauro Proietti Panatta, con il sostegno di diversi partner e con la
solidarietà di ABC Associazione Adulti e Bambini con Cardiopatite. Quindi sarà non solo calcio, ma ci sarà un convegno, quindi veramente complimenti per questa lodevole iniziativa. Ne parleremo anche domenica prossima sicuramente. Girone B, Eccellenza, anche qua 32esima giornata, Edoardo Canepone. E anche qui è successo qualcosa di importante, perché nel pomeriggio dovevano giocare Unipo Mezzo e Terracina. L'Unipo Mezzo addirittura cade a Monte San Biagio per 1-0, il Terracina non va oltre lo 0-0 con il Rocca Secca. Ma queste sono partite molto complicate, ne abbiamo parlato molte volte, no? Dei campi che sono difficili andare a giocare su alcuni terreni di gioco. Rocca Secca, Monte San Biagio sono tra questi, e il Terracina non ha sfruttato l'occasione di portarsi a Pagliata. L'Unipo Mezzo, come ha fatto il Rieti nella Girone A con la V3 Maccarese. Questo rimette in gioco anche l'Alo di Giani, che si prende il terzo posto, ennesima vittoria della squadra biancorossa. È una risalita pazzesca, forse lì anche si stanno un po' mangiando le mani per qualche punto perso di troppo a cavallo tra dicembre e gennaio. Perde il Gaeta in maniera quasi rovinosa a Ferentino, ma abbiamo detto del grande cammino che sta facendo il Ferentino da gennaio in poi, dopo il mercato di riparazione in poi. E il Certosa invece non va oltre l'1-1 con la Procalcio Orsa Pienza, un pareggio un po' amaro perché il Certosa era andato avanti con Pompili all'inizio secondo tempo. Dopo neanche 30 secondi ho sentito il direttore Paolo Michesi che mi ha raccontato che praticamente sulla battuta della Procalcio Orsa Pienza dal centrocampo, lancio lungo, il gol in merito dell'1-1, quindi chance sprecata, si poteva portare a 63 punti, a meno 2 e riaprire tutto a due giornate dal termine. Insomma, secondo me solo la Lodigiani adesso si può dire. E infatti Reggiani, che fino a domenica scorsa forse invece era tagliata fuori, invece sta là a tre punti, quindi niente, complimenti. Perché non ha sbagliato nulla, se non sbaglio infatti. Sono 7-8 vittorie consecutive, non ha più sbagliato nulla la Lodigiani dal momento in poi, è andata avanti per la sua storia, ha vinto tutti gli scontri diretti, ha vinto col Certosa, poi ora c'è entusiasmo, quindi mister Scaricamazza, insomma, la Lodigiani potrebbe giocare, potrebbe rientrare prudentemente, insomma, insidiare Terracino di Pomezia, così dice la classifica, questo girone che tu conosci bene perché avevi iniziato la stagione a Colleferro. Ma è il giusto premio alle politiche societarie. Io quando stavo a Colleferro vinsi una partita col Gaeta che veniva da tre sconfitte consecutive, era penultima. Io mi ricordo i ragazzi, dissi: guarda, questa squadra arriverà fino alla fine. La società ha mantenuto la rosa, ha mantenuto l'assetto, ha fatto qualche acquisto a dicembre, come ha fatto la Loggiani, che era stato un periodo che ha fatto 3-4 sconfitte di seguito. Sì. Però la politica è stata giusta, perché adesso la Loggiani è lì, il Gaeta uguale e il Certosa a pari passo. Quindi logicamente il Terracino e il Pomezia hanno fatto un cammino molto più importante, sono state molto più continue. Sì. Però quelle tre società come Loggiani, Gaeta e Certosa hanno mantenuto quell'ossatura, sono stati calmi, sono stati bravi a gestire i momenti di difficoltà, quello che non hanno fatto altre società, e i risultati li hanno avuti. È vero, è vero. Marco Lopinto, capitano del Pomezia, chi ce la fa questo girone? Vedendo la classifica. È duro, perché loro fino alla fine stanno giocando. Secondo me alla fine vince l'Unipo Mezzi. Unipo Mezzi, insomma, arriva prima e quindi poi il secondo posto, secondo me rimane così la classifica queste ultime spero due giornate. Che per Stefano, per Dinezza, quei ragazzi certo. Che stanno lì, spero che arrivi Lodigiani, però non, è dura perché poi mancano due partite, quindi sarà difficile. È vero. Gol del girone B, quindi ci abbiamo, grazie all'iSoccer Player, Torsa Pienza, Certosa e Ferentino Gaeta. Sì, partiamo proprio da Ferentino. Ferentino che, come detto, in questa grande risalita sta cominciando a sognare veramente di arrivare al play-out, magari in casa, ci può sperare. Questo è il primo gol da parte di Oriano, guardate che gol. Portiere sorpreso, forse un paio di passi oltre la linea, però insomma comunque resta un grande tiro, ma ancora più bello forse quello di Arduini con il sinistro, messa sotto l'incrocio anche qui, nulla da fare per il portiere del Gaeta. Lo rigustiamo anche il 2-0 di Arduini. Bellissimo, coordinazione perfetta con il sinistro e palla imprendibile sotto l'incrocio, ma non è finita qui, perché nel finale del primo tempo arriva addirittura il 3-0 con la doppietta da parte di Oriano, che all'interno della rigore incrocia il sinistro firmando il 3-0. Nella ripresa il Gaeta ha subito la chance per tornare in partita al 49esimo, però il rigore viene calciato sulla traversa, poi riesce comunque a rendere meno amara la sconfitta con il gol di De Costanzo, che però non fa cambiare il risultato finale
Con le immagini andiamo a Tor Sapienza, va avanti il Certosa con il gol di Pompili, cross basso e gol al terzo minuto del secondo tempo, ma immediato, praticamente dopo 30 secondi, il pareggio, azione molto simile, cross al centro e il tapine di Toncelli, punto che, come mi suol dire, non serve a nessuno. Infatti, quindi questo è quello che ha detto, le immagini che abbiamo del girone B, abbiamo parlato del girone A, girone B, le ultime domande con i nostri ospiti, o comunque un ricordo, abbiamo delle foto di quella giornata pazzesca al Comune di Via Verrone, stadio gremito. Eccola qua, quindi il Pomezia che approda in Serie D vincendo contro il Livorno, una giornata storica, mister Scaricamazza. Che ricordi hai di quella giornata e di quell'annata? Ma quella giornata penso che sia stata una giornata storica, visto l'importanza della partita. Il tuo figlio. Il mio piccolino. Visto la caratura dell'avversario. E soprattutto la grande partita che fecero questi ragazzi, perché quella partita dopo 10 minuti rimanemmo in 10 e loro fecero qualcosa di eroici, qualcosa di straordinario. Poi è il coronamento di un anno, però quella partita fece una partita, penso che difficilmente si può riverificare. Per la caratura, per l'importanza, per le difficoltà, per il caldo, perché era il 12 giugno. È fatto, caldo pazzesco. E fece una partita, loro diedero un valore importante a quell'anno. È vero. Marco Lopinto, che ricordi c'hai per rivedere? Ecco, in comunale, mi ricordo quel giorno, non c'era uno spiraglio, c'era pieno. Quest'anno purtroppo, sappiamo, anche l'anno scorso, si gioca a porte chiuse a Pomezia, sia voi che l'Unipomezia, quindi anche questo incide, secondo me, anche la domenica, tante volte ne parliamo, no? C'è un clima proprio... quindi non è facile. Però che ricordi hai di quella stagione? Secondo te, quest'anno si può rifesteggiare in quel modo? Esattamente, ricordo indelebile, anche perché poi abbiamo vinto, non era bastato vincere solo il campionato, abbiamo dovuto vincere il campionato e poi abbiamo vinto i playoff, quindi era un gruppo speciale, abbiamo fatto veramente la storia del calcio laziale. Adesso ci troviamo in questa situazione che non dipende solo da noi, quindi è difficile, però ci proveremo fino alla fine, sperando che sotto qualcosa succede e noi vinciamo queste due partite. Eh sì, questo sì. Il parere di Marco Lopinto, un messaggio? Sì, perché si firma il salutate il ninja, che mi fate salutare dal nostro capitano, il Gaspero. Il Gaspero? Ah, come no, il mio cognato, sì. Ah, perfetto, quindi ecco un saluto quindi a tuo cognato. Siamo in chiusura ovviamente, abbiamo sforato, quindi domani appuntamento con Calcio d'Angolo, Serie D, girone F e G, quindi col direttore Raffaele Menichino, con Valerio Caprino e altri ospiti, tra cui, da quello che mi ricordo, non mi stavo detto, anche il ritorno insomma di Nuccorini come grande allenatore, insomma, sia di futsal che di calcio. Quindi grazie a mister Stefano Scaricamazza, in bocca al lupo per questo big match di domenica, poi ne mancherà anche un'altra partita, però ovviamente il percorso fatto fino ad oggi al Pomezia è un grandissimo percorso e quindi grazie, complimenti lui. E grazie. Manca questo step, dovete essere bravi voi e, come ha detto il capitano, sperare nei passi falsi di altri. Certo, quello purtroppo dobbiamo pensarci dopo, perché se prima non facciamo il nostro è vero, è un'idea andare a vedere i telefonini all'una e mezza di... quindi dipenderà dalle nostre prestazioni e sperando nelle altre. In bocca al lupo quindi a mister Stefano Scaricamazza del Pomezia Calcio, capitano Marco Lopinto, quindi anche te in bocca al lupo, a te, ai tuoi compagni, e come abbiamo detto, il destino non è solo nelle vostre mani, quindi dipende da voi, ma non solo da voi, e forse questo fa un po' male. Purtroppo sì, però ti ripeto, ce la metteremo tutta fino alla fine, poi quello che succede sotto, l'importante è che facciamo il nostro, facciamo queste due partite, cerchiamo di dare il massimo e vincerle, poi se vinciamo ben venga. Ma un saluto a tua figlia, la fai, senti, si starà guardando, insomma, è una bambolina tua figlia, veramente sì, bellissima. Sarà là con la mamma, capirai, in prima... Vero, quindi un saluto anche a lei, ovviamente a tua moglie, quindi ci mancherebbe. Grazie quindi al Pomezia Calcio con mister Stefano Scaramazza e Marco Lopinto. Edoardo Canepone, domenica prossima, ovviamente la partita, neanche te lo dico chiama. Dove devi andare. Ecco, quindi V3 Maccarese Pomezia, Francesco Mancini, dove andrai? Io ho tantissima scelta. Ecco, qualche festeggiamento settimana. Potrebbe esserci settimana prossima, sì, in promozione? Sì, in promozione, assolutamente. Sì, abbiamo detto insomma, sia nel girone B che nel girone C. E quindi ne parleremo domenica prossima e quindi buona serata, ora si continuerà
con Sporting Tour TV, con altri ospiti, altre discipline, quindi padel, calcio giovanile, tornei fuori regione, e quindi non cambiate canale ma rimanete sintonizzati su Rete Oro con il sottoscritto e altri ospiti. Grazie e buona serata. Per la tua pubblicità, affidati a Mira Video e Sport. 06 59 41 966.